edicola di GR Parlamento. Buongiorno da Paola D'Urso. Oggi è il giorno della memoria. Partiamo dalla lettura dei primi due articoli della istituzione giorno della memoria con la legge del 20 luglio 2000, legge numero 211. Articolo 1, la Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed al rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Articolo 2. In occasione del giorno della memoria di cui all'articolo 1 sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro paese e in Europa e affinché simili eventi non possano mai più accadere. E anche la nostra edicola oggi è dedicata in particolare al ricordo dello sterminio. Così fanno molti giornali, a cominciare da Repubblica, che in prima pagina di spalla porta una specie di decalogo di vari articoli e ricordi, una chiamato Le idee, una lezione di memoria ai nostri figli e del professor Winsky, e inizia così: 73 anni fa i 7.000 prigionieri nel campo di Auschwitz furono liberati dall'Armata Rossa. Prima di fuggire, i tedeschi fecero saltare le camere a gas e i forni crematori ancora attivi. I sopravvissuti hanno dedicato la vita intera alla testimonianza in nome delle vittime. L'articolo continua poi a pagina 31 e poi ancora si ricorda Zenga, 6 vite da Auschwitz al palcoscenico. Una fotografia di Simonetta Fiori, una fotografia scattata nel 48, ritrae Zenka Fantlova, spavalda d'una bellezza luminosa, perfino sfrontata. Niente lascia intendere che quella giovane donna sia una sopravvissuta di Auschwitz e di altri 5 campi, Terezin, Kurzbach, Gross-Rosen, Mauthausen, Bergen-Belsen. Continua a pagina 28 e 29. Francesco Merlo ci ricorda: le strade non riscrivono la storia. Affidiamo la toponastica ai lincei, scrive, e alla crusca, e sottraiamola, per carità, alla demagogia dei sindaci. Quello di Napoli ieri ha cambiato nome a via Vittorio Emanuele III, quello di Sesto ha battezzato la via Craxi, quello di Livorno ha impedito piazza Ciampi, e così di seguito, ovviamente riferendosi alle iniziative di questi giorni di cambio della toponomastica, eliminando i nomi che riportano ai tempi del regime fascista. E poi Maurizio Crosetti scrive invece il campione e l'angoscia dell'addio, e qui si riferisce invece ai vari campioni del calcio. La Repubblica continua all'interno, fin dalle lettere a Concita De Gregorio, che sono appunto anch'esse dedicate, scelta una lettera di Emilio Vittozzi e Cecilia Mangini dedicata alla Shoah, dove c'è scritto: Shoah, le cerimonie non bastano. Emilio Vittozzi infatti scrive a Concita, la giornalista Concita De Gregorio: i telegiornali mandano in onda tutte le ore immagini raccapriccianti di barconi stracolmi di disperati e di scafisti negrieri. Nei treni, nei bus, nelle file alle poste, in banca, al supermercato è assai facile sentire inveire contro il diverso. Ecco perché ricordare è un atto indispensabile e necessario, ma serve anche un rinnovato impegno nell'educazione, nella cultura, nel dibattito pubblico del Paese, affinché si possa dire finalmente mai più, di fronte ai rigurgiti di un'ideologia politica che avremmo dovuto lasciare alle spalle già dal 45. Invece alle prossime elezioni si presenteranno, e qui inizia ovviamente una polemica riguardo alla campagna elettorale. E poi si torna a ricordare Elsa Springer, deportata nel campo di Auschwitz nel 44, figlia unica di una famiglia ebrea di origini ungherese, che rimase prigioniera fino al maggio del 45, riuscendo però a sopravvivere. Dalla sua storia scrisse libri testimonianza, Il silenzio dei vivi e L'eco del silenzio. Morta nel 2004 a Matera, rimane per chi scrive il simbolo della follia nazista, dell'abbruttimento dell'uomo sull'uomo, della schiavitù.
Ed ecco invece cosa scrive l'altra lettera, Cecilia Mangini. Per dare alla memoria della Shoah un appoggio non solo incondizionato, ma soprattutto attivo, è necessario che nel giorno che le è dedicato si ricordino anche i rom, gli omosessuali, i politici, i disagiati mentali. Altrimenti la nostra negligenza si tinge di colpevolezza e irresponsabilità. Ma non basta. Oltre ai 6 milioni di ebrei, la Shoah, vale a dire il genocidio, riguarda 80 milioni all'incirca di pelle rossa, indios, mapuche, tasmani, aborigeni australiani, filippini e in un futuro prossimo le popolazioni amazzoniche. 80 milioni è una cifra solo presunta e incompleta, di cui però nessuno parla, e quindi andate a leggere come i pochi sopravvissuti siano estromessi dai più semplici diritti umani. Dopo queste lettere continua, sono molte le pagine che Repubblica dedica al giorno della memoria e gli approfondimenti degli articoli letti prima, e poi tanti ricordi. Il Corriere della Sera invece sceglie di dedicare due pagine culturali a Primo Levi. Perché oggi in edicola con il quotidiano si è scelto di allegare Se questo è un uomo, che è il libro celeberrimo di Primo Levi, il più famoso e anche quello che ormai è diventato un emblema, ed è il primo di 16 volumi contenenti le opere dello scrittore ebreo sopravvissuto alla deportazione, che verranno poi man mano allegati. Il coraggio di ricordare, il dovere di raccontare, la voce di Primo Levi dall'abisso di Auschwitz. L'articolo è di Antonio Ferrari. In Primo Levi, vi leggo soltanto l'inizio, le prime righe, in Primo Levi tanti si sono specchiati perché lo scrittore sopravvissuto agli orrori di Auschwitz non sfoggiava coraggio indomito da superuomo, ma aveva la forza che scaturisce dalla volontà di chi ha dominato la paura. La sua storia nasce dalla rabbia per le ferite subite, fisiche ma soprattutto psicologiche, che lo hanno spinto a voler raccontare subito quel che gli altri sopravvissuti ai campi di sterminio avevano e hanno taciuto per quasi 30 anni nel timore di non essere creduti. Questa è la cosa più triste, appunto, che accomunava i sopravvissuti dai campi, cioè la paura di non essere creduti, la paura di parlare, perché subito dopo la guerra in Germania, ma anche altrove, anche in Italia, cioè non c'era la voglia di ascoltare, si voleva venire fuori da quegli anni di orrori, e quindi nessuno era propenso a sentir parlare di ciò che era accaduto, e quindi i sopravvissuti provavano quasi un senso di colpa, oltre a quello di essere sopravvissuti, quindi rispetto ai loro compagni lasciati morti laggiù, ma anche rispetto alla società da cui si sentivano rifiutati. Non fu fortunato, continua Ferrari, Primo Levi, catturato dai nazifascisti, preferì confessare la sua appartenenza, sono ebreo, piuttosto che rischiare di compromettere i compagni che lottavano con lui contro gli occupanti tedeschi e le forze della RSI. Arrestato subito, fu portato a Fossoli, campo di transito non lontano da Carpi, poi da lì caricato su un treno merci e portato ad Auschwitz. Continua così, ruppe subito il silenzio e molti non lo capirono, l'articolo di Frediano Sessi, altri preferivano non rievocare tante atrocità, e trovare un editore all'inizio fu un problema. Appunto, ricorda proprio quello che dicevo poc'anzi. Passiamo alla stampa. La stampa dedica anch'essa due pagine in cui al giorno della memoria. Da un lato c'è un libro di Liliana Picciotto, Salvarsi, gli ebrei d'Italia sfuggiti alla Shoah 1943-1945, edito da Einaudi. In Italia sopravvivere fu questione di inventiva più di altruismo. I gesti di bontà non bastano a spiegare perché l'81% degli ebrei sfuggì ai nazisti. Paola Italiano è la giornalista che recensisce il libro. Gli ebrei nell'Italia occupata alla fine del settembre del 43, ricorda, erano 38.994, di cui 5.542 stranieri. Quelli identificati, arrestati e deportati, o morti o sopravvissuti oppure uccisi in Italia prima della deportazione, furono 7.172. Sfuggirono alla Shoah 31.822 ebrei, una percentuale superiore all'81%.
81%, è altissima se si considerano la persecuzione scientifica messa in atto e i dati di altri paesi dell'Europa. Ma dunque, come hanno fatto tutte queste persone a salvarsi? A questa domanda, appunto, cerca di rispondere questo libro di Liliana Picciotto. I giusti italiani riconosciuti da Yad Vashem sono 682, i giusti sono coloro che aiutarono appunto gli ebrei a sfuggire, hanno soccorso gli ebrei, li hanno nascosti, li hanno aiutati a scappare e rappresentano soltanto una piccola parte di un atteggiamento popolare molto più ampio, ma è evidente che il loro numero non può spiegare la sopravvivenza di una così alta fetta di popolazione. Ci fu certamente un comportamento solidale, spontaneo e collettivo, ma bando alla retorica degli italiani brava gente. Non esiste un buon italiano medio, scrive Picciotto, ogni uomo può essere buono un giorno e cattivo un altro. I singoli hanno scelto di volta in volta come comportarsi di fronte al pericolo e ciò dipese da molti fattori: la percezione del rischio, l'avere legami con famiglie perseguitate e se c'erano o meno bambini e anziani. I soccorritori hanno rovesciato il pensiero comune di allora, fatto di timore, diffidenza e assenza di umanità. Ma è inutile andare a cercare un inesistente carattere collettivo italiano, anche perché è pieno di storie di soccorritori pienamente organici al regime fascista, che però di fronte all'orrore hanno fatto prevalere i principi di umanità. E poi ovviamente ci sono le storie che ricordano storie di vita, testimonianze, un violino, un gelato per salvarsi la vita, e qui vengono presentati tre libri. Uno è Katie Kesser con Giordana Lebovitz, Ho guardato un nazista negli occhi, edito da Sonda. Anna Lavatelli, Il violino di Auschwitz, edito da Interlinea, e poi Tamar Meir, Il gelataio Tirelli, edito da Gallucci. Ferdinando Albertazzi è il giornalista che recensisce e ci ricorda i tre libri. Il Sole 24 Ore sceglie, quotidiano di economia e finanza, quindi sceglie di raccontarci la storia del memoriale della Shoah nel cuore dell'Europa, a Francoforte, la sede della BCE, e sopra il vecchio mercato da cui furono fatti partire gli ebrei per i campi di sterminio. Isabella Bufacchi, appunto è corrispondente da Francoforte, scrive così: dal 27esimo piano dell'imponente grattacielo della BCE lo sguardo si sperde e curiosa scrutando questa ambiziosa e laboriosa Francoforte. E poi l'occhio si posa su alcuni esili solchi diritti e neri che si stagliano su un piccolo piazzale in cemento bianco candido, circondato da un praticello verde pallido, nei pressi del maestoso edificio della Banca Centrale Europea, il guardiano non solo della moneta unica e dell'unione monetaria, ma anche dei valori e degli obiettivi nobili che unificano i 19 paesi membri dell'Eurozona e i 28 della UE, primo fra tutti la pace. Quei solchi di rotaia, per quanto esili, rapportati alla grandiosità del moderno grattacielo, sono altrettanto grandi, monumentali. Sono un memoriale ricostruito per ricordare che da quella tratta di binari partirono vagoni e vagoni stipati di esseri umani, i cittadini ebrei di Francoforte, deportati in ghetti e campi di concentramento, partendo proprio dal grande mercato della frutta e verdura di Francoforte, il famoso Großmarkthalle, lungo 250 metri, sul quale è stata edificata la sede della BCE. Sono quasi 10.000 gli ebrei, uomini e donne di ogni età, che vivevano a Francoforte tra il 1941 e il 1945 e che furono ammassati sotto il grande mercato di frutta e verdura all'ingrosso, che non smise mai di funzionare, e fatti salire sui vagoni dello sterminio. Pochi sono sopravvissuti ed è stata proprio la BCE, con la costruzione della sua sede ultramoderna in Sonnenmannstrasse, nel quartiere est di Francoforte, l'Ostend, a riportare alla luce la storia della deportazione degli ebrei avvenuta nell'edificio dei mercati generali, ricostruendola e creandone un monumento. Passiamo al giornale. Al giornale c'è l'editoriale di Alessandro Sallusti, che sceglie di collegare appunto, come spesso poi succede, la Shoah, che lui chiama Olocausto, e Israele. Io ricordo che gli ebrei stessi preferiscono che non si chiami Olocausto. Olocausto rimanda ad un sacrificio rituale di animali, quindi religioso, fatto in genere col fuoco, e non è esattamente quello che è successo, mentre Shoah significa cataclisma, orrore in ebraico.
ebraico. E, Sallusti dunque, torniamo all'editoriale di Sallusti, la memoria a singhiozzo della sinistra. Sallusti scrive: oggi è il giorno della memoria, dello sterminio nazista del popolo ebreo, televisioni e giornali ci inondano di ricostruzioni, testimonianze e commenti affinché non abbia più a ripetersi nessun olocausto e l'antisemitismo sia debellato. Tutto ciò è sicuramente un bene, ma i grandi giornali della sinistra, così come al TG3, in prima linea nelle celebrazioni, mi permetto di ricordare che è giusto gettare lo sguardo all'indietro nella storia tragica dell'Europa, ma bene sarebbe tenere la barra dritta, non soltanto nel giorno della memoria, sul presente. Per carità, gli episodi di antisemitismo che ancora accadono qua e là per l'Italia e per l'Europa vengono puntualmente riportati con il giusto risalto e sdegno, ma non penso che siano piccoli gruppi di cretini che imbrattano tombe e simboli a mettere di nuovo a rischio l'esistenza del popolo ebraico. No, per contenere e debellare questi microfenomeni bastano polizia e codice penale. Difese del genere sono però inefficaci e inutilizzabili contro un pericolo assai più grave, scrive Sallusti, che si verifica quando gli stessi giornalisti, intellettuali e politici che suonano contro una scritta antisemita non si schierano poi, senza se e senza ma, contro chi oggi mette in dubbio il diritto dello Stato di Israele a esistere e a difendere con la forza i propri confini. E poi prosegue. Quindi dunque si riporta al presente, e quindi alla lotta in atto, e quindi si collega un po', come al solito, ebraismo e sionismo, e anche si ricorda il ormai lungo, strano rapporto tra ebraismo e sinistra, soprattutto in Italia, ma questo è un discorso un po' più complesso che potremo fare anche in altri momenti. Il manifesto sceglie un ricordo musicale perché appunto nell'inserto alias Ultrasuoni sceglie una canzone per non dimenticare artisti che hanno messo in musica l'orrore del genocidio, attingendo a volte anche da storie familiari. Allora guardiamo un pochino quali sono questi artisti che ricorda il manifesto. Il manifesto ricorda Woody Guthrie, la canzone Ilsa Koch, che è forse la prima delle canzoni del dopoguerra che parla della Shoah. E la composizione è rimasta a lungo inedita ed è stata riportata da poco dalla figlia Nora e dai Klezmatics di New York. I Klezmatics sono una folk band che rilegge la tradizione della musica ebraica klezmer, e il brano racconta di chi? Di Ilse Koch. Chi era Ilse Koch? Era la strega di Buchenwald, moglie del comandante dell'SS Otto Koch, responsabile dei campi di Buchenwald e Sachsenhausen. Ilse Koch fu resa protagonista di torture, atti di crudeltà, e divenne nota per la collezione di paralumi realizzati con appunto i tatuaggi prelevati dalla pelle degli internati uccisi. E poi c'è With God on Our Side di Bob Dylan, c'è Auschwitz, celeberrima in Italia, di Francesco Guccini, Dachau Blues dei Captain Beefheart, Red Sector A di Rush, e poi Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen, e ancora Atahana Aktana Treblinka di Yehuda Paul Iker e This Train Revise delle Indigo Girls. E poi ancora Shoah, le note tragiche del jazz. Quindi ancora siamo nel solco musicale, una schiera di musicisti di origine ebraica perseguitati nel cuore della vecchia Europa. In conclusione vediamo Libero che sceglie anch'esso un inserto per ricordare, un'intervista per ricordare il giorno della memoria, chiamato Libero Pensiero, giorno della memoria, e qui ricorda quando il fascista Gentile salvava i colleghi ebrei. Chi lo ricorda è Gianluca Veneziani. Scoperti documenti in cui il grande filosofo rivelava di aver evitato l'epurazione ai lager ai professori non ariani. E ancora Giovanni Sallusti, gli italiani e la Shoah, oggi tutti pro Israele, domani tutti contro Israele. Quindi ancora una volta anche qui sul Libro c'è un parallelo con l'oggi, e ricordare che Israele è
riconosciuto e quindi che spesso c'è questa tendenza a non riconoscere lo Stato che è stato creato proprio dopo la Shoah. Concludo qui questa edicola. Subito dopo di noi manderemo in onda la cerimonia al Quirinale per gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali con il Presidente della Repubblica Mattarella. Buon ascolto. Ebrei eravamo considerati nemici e se non nemici collusi con i nemici, tanto che si camminava per le strade e ogni tanto sorgeva una nuova scritta con scritto ebrei spie. Io me le ricordo ancora a Venezia le scritte ebrei spie. Ecco, spie di chi? Spie di che cosa? Noi non sapevamo perché ci accusavano di queste cose. Diritti delle persone, poi la vita stessa. La storia della persecuzione degli ebrei è un'escalation di inaudita violenza. Prima la discriminazione, poi l'arresto, infine la deportazione e lo sterminio di milioni di persone. La Shoah. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Nel bel paese, la vergogna ha inizio nel 1938. Con l'introduzione delle leggi razziali volute da Mussolini e firmate dal re, gli ebrei sono espulsi dal pubblico impiego, dall'esercito, dalla scuola. Io ho visto i miei amici con cui ero abituato a giocare, naturalmente. Appena li ho visti, sono corso nel prato per mettermi a giocare con loro. Ebbene, una mamma, come mi ha visto arrivare, ha chiamato suo figlio, lo ha preso e lo ha portato via. Un'altra mamma ha seguito il suo esempio e io nel giro di pochi minuti mi sono trovato solo. Cambiano i diritti e cambia l'esistenza. Niente è come prima. Gli ebrei non possono più recarsi in località di villeggiatura, non possono possedere una radio, frequentare biblioteche statali, partecipare ad associazioni culturali o sportive. Sono oramai un corpo estraneo che il fascismo intende espellere dalla comunità nazionale. La situazione peggiora quando, dal balcone di Piazza Venezia, l'Italia fascista precipita nel secondo conflitto mondiale. Gli ebrei giudicati pericolosi e la maggioranza di quelli stranieri residenti nel paese vengono imprigionati. Poi, nel giugno 1943, il governo decide di raccogliere tutti gli ebrei validi in 4 campi di internamento e lavoro obbligatorio. Il progetto però naufraga nella notte del 25 luglio. Crolla il regime e tutto sembra finito, ma non è così. L'illusione svanisce con l'8 settembre e l'occupazione nazista. Gli ebrei, per la Repubblica Sociale Italiana, sono degli stranieri e dei nemici. Dalla persecuzione dei diritti si passa alla persecuzione delle vite. Iniziano i grandi rastrellamenti nazifascisti. Gli ebrei catturati dalle autorità italiane sono consegnati ai tedeschi e deportati ad Auschwitz. Lei non crede che gli altri, gli uomini, vogliano al più presto dimenticare Auschwitz oggi? Esistono segnali che questo avvenga, dimenticare o addirittura negare. Questo è significativo. Chi nega Auschwitz è quello stesso che sarebbe pronto a rifarlo. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Questo filmato, curato da Rai Storia,
ci proietta immediatamente in quell'universo di dolore e di abiezione in cui furono sprofondati 80 anni fa gli ebrei in Italia. Come abbiamo potuto vedere dal filmato, ci siamo resi subito conto del filo rosso che unisce le leggi razziali del 1938 allo sterminio degli ebrei nei campi nazisti. Il giorno della memoria è, a ben vedere, anche il giorno della riflessione. Riflessione, certo, su quanto di terrificante è accaduto nella prima metà del Novecento, ma anche sul nostro presente e sul nostro futuro, così incerto e così gravido di interrogativi angosciosi. Dimenticare, certo, non è possibile. Certamente non possono dimenticare coloro che sono sopravvissuti a quell'inferno, ma che portano nella loro anima ferite profonde e mai rimarginate. Ma la memoria, di fronte ai cancelli di Auschwitz, non è un fatto personale che riguarda le pur tante vittime. Ricordare è un imperativo morale per tutti e per ciascuno, una norma di civiltà, una questione fondamentale che attiene strettamente alla vita di una nazione, al progresso spirituale e culturale del suo popolo, al suo essere nel mondo. Per questo celebriamo oggi tutti insieme il giorno della memoria e lo facciamo qui, nel palazzo che più rappresenta gli italiani, insieme al Presidente della Repubblica, a tante autorità, ai sopravvissuti, a tanti ragazzi, ai telespettatori. Il programma di oggi è molto intenso. Desidero subito introdurre Noah, un artista che viene da Israele, molto nota in Italia, grande interprete della musica mediterranea e messaggera di pace e tolleranza. Prego. Ascolteremo da lei Little Star, piccola stella, una canzone molto bella e commovente che Noah ha scritto raccontandoci la persecuzione degli ebrei vista dagli occhi innocenti di una bambina. Le parole dicono: brilla, brilla, piccola stella, chissà perché sei qua giù. Cosa stai facendo sul cappotto di mio padre? Perché stai rovinando il vestito di mia mamma? La accompagna il chitarrista Gildor. Buonasera, grazie amici. Io voglio leggere questa poesia che il mio amico Eri De Luca ha scritto per questo evento. E io voglio dedicare la mia esibizione a lei, Liliana Segre. Da un balcone all'altro abitava la casa di fronte. Al filo steso dal suo balcone al mio appendevamo i panni ad asciugare. Con quel filo ci davamo un mano. Lo so, li hanno buttati fuori dai lavori, dai uffici, mandato via i loro bambini dalle scuole, tolte dal petto le medaglie conquistate in guerra. Lo so, sono successe cose più importanti del saluto levato, del filo di bucato che mi hanno fatto togliere. So che ce le hanno i cani, ma non le sapevo che c'erano le razze in mezzo alle persone. Dicevano, non ci dobbiamo mischiare con loro, ma mica siamo colori che non vanno mischiati nel lavaggio. Camici, mutande, lenzuola appese insieme erano tali e quali, invece noi con loro no. Da un giorno all'altro, da un balcone all'altro. Lo so, sono successe cose più importanti del saluto levato, del filo di balcone che mi hanno fatto togliere. Grazie Gildor, grazie per la bellissima canzone. Ora inviterei a raggiungerci la professoressa Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma, saggista editorialista, grande studiosa della storia degli ebrei italiani. Prego. Sono passati 80 anni da quando la dittatura fascista, con l'avallo della corona e nella più completa indifferenza del popolo italiano, varò le leggi razziste,
che rovesciavano l'uguaglianza conquistata dagli ebrei nel corso del processo risorgimentale, trasformando in cittadini di serie B i 47.000 ebrei italiani, una piccola minoranza, uno su mille. Dopo il compimento del processo di unificazione dell'Italia, un processo in cui gli ebrei erano stati partecipi e in cui i valori di libertà avevano condiviso appieno, gli ebrei avevano goduto per decenni di una piena uguaglianza. Erano divenuti cittadini come gli altri, con uguali diritti ed uguali doveri. Erano pienamente integrati nel mondo italiano, prima nel periodo liberale, in cui avevano raggiunto le più alte cariche nella politica, nell'esercito, nella burocrazia dello Stato. Poi nella guerra, in cui avevano versato il loro sangue per ricompensare la patria che li aveva resi cittadini. Poi ancora e finanche nell'età fascista, che molti di loro avevano purtroppo visto come il compimento del processo di costruzione della nazione, dimenticandone o trascurandone il carattere dittatoriale e illiberale. Giunte inaspettate per quasi tutti gli ebrei italiani, in particolare per quelli che avevano aderito al fascismo, le leggi del 38 cacciarono insegnanti e studenti dalle scuole, impiegati e funzionari dalle pubbliche amministrazioni, ufficiali di ogni grado dall'esercito, fra loro ben 24 generali. Tolsero la cittadinanza a ebrei divenuti cittadini italiani nel primo dopoguerra, rendendoli apolidi e più tardi facile preda dei nazisti. Costrinsero gli ebrei italiani ad un censimento che avrebbe nel 1943 fornito le liste per inviarli nei campi di sterminio, per farli braccare dai militi della Repubblica di Salò, per perseguitarli e sterminarli. Mille infiniti provvedimenti, piccoli e grandi, perfezionarono questo edificio, dal divieto di pubblicare libri, di scrivere nei giornali, di essere presenti con i propri libri nelle biblioteche, a quello di andare in villeggiatura, di avere domestici ariani, anche se necessari a malati invalidi, di avere un necrologio sui giornali, di essere curati in ospedali pubblici, di possedere un apparecchio radio. Fu una pagina vergognosa della storia del nostro paese, pochissimi tra quanti si opposero. E fra quei pochi mi piace ricordare la vedova di Cesare Battisti, che fece pubblicare sul Corriere della Sera, che non osò rifiutarne la pubblicazione, un necrologio per un amico ebreo, firmandolo la vedova del martire. Solo dopo l'8 settembre del 43 si passò dalla discriminazione allo sterminio, ma le leggi del 38 ne prepararono l'avvento, sia censendo e così individuando gli ebrei a cui dare la caccia, sia diffondendo nel popolo italiano un antisemitismo che non gli era familiare e che si estese come una lebbra, facendo più tardi da supporto a denunce, rapine, collaborazionismi. Erano gli anni in cui chi ancora manteneva rapporti di amicizia o anche solo di civiltà con un ebreo veniva definito sprezzantemente pietista, un termine che mi ricorda troppo il buonista di oggi. Un antisemitismo diffuso, a tutt'oggi difficile per gli storici da valutare. 5 anni di propaganda del razzismo, dell'odio antiebraico, senza che nessuno si sentisse autorizzato a contrastarlo per timore o viltà, ma che ebbe una parte fondamentale in quanto avvenne durante lo sterminio. Quasi il 20% degli ebrei italiani deportati nei campi, da cui un'infima parte dei quali soltanto fece ritorno. Quasi 7.000 ebrei deportati, poche centinaia i sopravvissuti ai campi. Umiliati, discriminati, perseguitati, gli ebrei italiani lottarono durante la resistenza, non solo per la loro sopravvivenza, ma per la libertà e la salvezza di tutti, tornando nuovamente, dopo la parentesi degli anni fra il 38 e il 43, a essere pienamente cittadini del loro paese. Oltre un migliaio di ebrei nella resistenza, una proporzione molto più alta di quella del resto della popolazione. Vorrei ricordare oggi, in questo 2018, in cui celebriamo gli 80 anni delle leggi razziste e in cui troppe voci e da troppe parti si levano ad esaltare il razzismo e l'odio verso i migranti, che la cultura della razza, che dalla seconda metà dell'Ottocento in poi si era diffusa pervasivamente in tutti i campi del sapere, rappresentò lo scenario su cui allora fu possibile
prima discriminare, poi perseguitare e sterminare gli ebrei. Che se è vero che razzismo e antisemitismo non sono sempre la stessa cosa, non vanno sempre insieme e possono avere radici e sviluppi diversi, è anche vero che il razzismo costituì allora e continua a costituire l'humus necessario per ogni discriminazione di ogni minoranza, di ogni gruppo percepito come straniero, degli ebrei che non sono mai stati stranieri in Italia, ricordiamolo, ai profughi che sbarcano sulle nostre coste oggi. Ricordiamolo, facciamone memoria, oggi nel giorno della memoria, quando vediamo che il razzismo riemerge dall'oblio in cui pensavamo fosse stato cacciato, che vuole di nuovo presentare il suo volto scuro in tutto il mondo e non solo in Italia. Se lasciamo che si diffonda indisturbato, se restituiamo anche una minima legittimazione alle parole di odio con cui si esprime, non ci sarà più sicurezza per nessuno di noi. Ci sarà sempre chi sarà più bianco degli altri a rivendicare la purezza del suo sangue e della sua stirpe, dimenticando o rifiutando l'indicibile ricchezza del meticciato e del libero incontro delle culture. Grazie. Grazie, grazie. Dall'archivio di Stato a Roma, per merito di una brava storica, Paola Frandini, che è presente e salutiamo, è emerso un faldone di lettere di cittadini italiani al Duce, al Re e ad altre autorità fasciste dopo le leggi razziali. Sono lettere di protesta, spesso anonime, di disperazione, di implorazione, di sdegno. Documenti eccezionali raccolti in un libro, Ebreo, tu non esisti, delle edizioni Manni, di cui io e mia moglie Vittoria Zinni vogliamo darvi un saggio. Milano, 25 agosto 1938. Eccellenza, sono una donna italiana di religione cattolica apostolica romana, madre di parecchi figli. Conosco le soddisfazioni del lavoro e del dovere diligentemente compiuti. Allorché scoppiava la Grande Guerra, avevo 23 anni e il primo figlio. Tutti i miei fratelli combatterono con valore e modestia. Alcuni miei parenti morirono. Vi ammirai quando insorgesti contro le prepotenze rosse e diedi con entusiasmo il mio aiuto materiale al nuovo partito. Vi ammirai e vi ammiro per le provvidenze sociali adottate e per l'audacia con la quale conquistaste l'impero. Ma come ho sempre avuto orrore dell'oppressione dell'individuo e del suo pensiero, non vi capisco più da quando si è scatenata la campagna contro gli ebrei italiani. Parecchi ne conosco, tutte degne persone. Ve ne saranno certamente anche di non lodevoli, come fra i non ebrei. Ma perché questo ipocrita incitamento all'odio, infiltrato in modo subdolo, in 41.960.000 italiani contro 40.000 altri italiani? Perché vi scrivo? Perché ho avuto chiara una visione. Voi nel vostro ampio studio del Palazzo Venezia, che ho visto solo in fotografia, e con voi un sacerdote che, come fosse padre Cristoforo dei Promessi Sposo, vi cerca di convincere a far cessare, poiché è in vostro potere, questa inumana persecuzione che colpirebbe i figli, e su vostro diniego dice: verrà un giorno, ma sono certa che non sarete Don Rodrigo. Scusi l'eccellenza vostra l'espressione sincera di un cuore cristiano, fraterno e forte e italiano. Devotissima Ada De Morvi. Bresso, 5 settembre 1938. A Sua Eccellenza il generale di corpo d'armata Asinari di Bernezzo, primo aiutante di campo di Sua Maestà il Re Imperatore. Il giorno 2 settembre ho presentato al comando del decimo stormo per l'inoltro gerarchico la seguente domanda al ministro dell'Aeronautica. Il sottoscritto, tenente pilota in servizio permanente effettivo Valfredo Segre, in forza organica alla 58esima squadriglia decimo stormo, presa visione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
considerate le dichiarazioni ufficiali ed ufficiose pubblicate recentemente, essendo cittadino italiano, ebreo di religione, di origine e di nascita, non ritenendo conciliabile coi propri sentimenti religiosi e familiari e con la propria dignità una ulteriore permanenza nella carriera militare, chiede di non essere inserito nei ruoli della riserva aeronautica. Per gli stessi motivi che provocarono la rassegna delle mie dimissioni, intendo restituire a Sua Maestà il Re Imperatore la medaglia di bronzo al valor militare consegnatami da Sua Altezza Reale il Duca di Bergamo il 28 marzo 1938. Desidero altresì che una proposta di promozione a capitano per meriti di guerra, compilata dal comandante l'aviazione legionaria delle Baleari e commutata in proposta di concessione di medaglia d'argento al valor militare tuttora giacente al Ministero dell'Aeronautica, non abbia corso. Analogamente non desidero abbiano corso eventuali proposte per la concessione di medaglie commemorative della campagna, croci di guerra e medaglia di benemerenza per i volontari. Prego pertanto voi, Eccellenza, di voler usare la vostra influenza affinché i desideri che mi sono permesso esporvi siano esauditi. Devotissimo, Tenente Valfredo Segre. Ora vorrei dare la parola a Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che con tanta passione ed energia difende e diffonde la memoria della Shoah, specie tra le giovani generazioni. Prego. Presidente Mattarella, signora ministra Fedeli, autorità tutte, cari ragazzi, cari testimoni e sopravvissuti della Shoah, cari amici. Il cielo era di mille colori. Era la primavera del 1944 e una parte d'Italia veniva liberata dagli alleati che dal cielo scendevano con i loro paracaduti colorati. Così il racconto emozionato di nonna Carla, nascosta nel periodo dell'occupazione a Civita d'Antino, che vedeva finalmente esaudita la sua preghiera di libertà, dal 1938 progressivamente sempre più negata. Pochi giorni fa eravamo ad Auschwitz, assieme ai ragazzi, qui presenti, con i loro insegnanti, la delegazione del MIUR, del CSM, l'autorità anticorruzione, il forum Sinti-Rom Camminanti, presenti per la prima volta al nostro viaggio. Il cielo era limpido, blu, puro, riempito delle nostre voci, regnante sulla distesa bianca di neve. Assieme abbiamo camminato e visitato quel cimitero gelido e immenso. Assieme abbiamo recitato le nostre preghiere per ricordare i nostri cari, lì trucidati con scienza sublime. Assieme, confortati gli uni dalla presenza degli altri e ben protetti dalla fame e dal freddo, abbiamo pianto e alzato il nostro sguardo a quel cielo chiedendoci perché. Quello stesso cielo, limpido per volontà di Dio, divenne nero per oltre 4 anni per volontà dell'uomo. Un cielo oscurato dal fumo che usciva dai crematori. 6 milioni di anime, persone, oltre 1,5 milioni di bambini, le stelle più luminose dell'universo, spente in quei luoghi. Quello stesso cielo nell'Europa della Seconda Guerra Mondiale, di giorno e di notte, si riempì di uccelli fabbricati dall'uomo e fatti di acciaio, della polvere e delle macerie. Quello stesso cielo silenzioso verso il quale i perseguitati alzavano gli occhi chiedendosi giorno dopo giorno, notte dopo notte, nascosti o internati, da dove verrà il mio aiuto? Me'ain yavo esri. Il giorno della memoria è dedicato a ricordo di questi cieli, a quelli silenziosi e muti, a quelli tuonanti, a quelli di mille colori, alle stelle piccole e grandi che brillavano nel firmamento, alle stelle che con fatica si sono riaccese, alle stelle che qualcuno vorrebbe di nuovo sbiadite o spente nel nome della parola razza.
È un giorno dedicato alla memoria di un popolo che si è sempre sentito parte di un paese e del suo destino, la memoria di questo paese e delle sue istituzioni, oggi istituzioni democratiche, ieri fasciste. Memorie di una patria riunita, di una bandiera e di un'identità collettive. Per voi ragazzi è un giorno in cui non solo ricordiamo quanto accaduto, né solo occasione di immedesimazione nel dolore altrui, ma vera maturazione della vostra identità e delle persone che sarete, dei cittadini che sarete in Italia e in Europa e delle istituzioni ed enti che un giorno forse rappresenterete. Memoria significa un impegno per la verità sulle discriminazioni di ieri e per affrontare le discriminazioni di oggi. Significa riconoscersi nella definizione di antisemitismo approvata dall'AIRA e dal Parlamento europeo. Significa saper fare un esame di coscienza sulle responsabilità del fascismo e non solo del nazismo. Memoria è saper chiedere scusa a questa barbarie, riconoscere i sopravvissuti e i testimoni come preziose stelle luminose, anche quelle cui abbiamo dato l'ultimo saluto pochi giorni fa. Memoria significa nominare una senatrice a vita, come ha appena fatto il Quirinale, esempio da parte della massima istituzione italiana a tutte le altre, chiamando a tale alta carica Liliana Segre. Grazie Presidente Mattarella. Ricordiamo quest'anno il 170° anniversario dalla dazione dello Statuto Albertino, il 70° della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nonché, come già detto ampiamente, l'80° dell'emanazione delle leggi razziali. I primi tre documenti fondativi e riaffermativi di diritti, le ultime un'onta, un punto di riferimento per l'interrogativo che oggi poniamo. Quali responsabilità sono state fatte valere in 80 anni? Quale il ruolo svolto da ciascuna delle istituzioni preposte ad assicurare il bene sociale in quegli anni? Una doverosa riflessione per comprendere le responsabilità che le stesse istituzioni devono assumere oggi, lavorando assieme, e le molte iniziative da intraprendere per assicurare che i presidi di legittimità siano ben saldi e ulteriormente rafforzati. Legge e giustizia venivano in quegli anni piegate all'immoralità, alla sopraffazione, all'odio, al servizio della deportazione e all'atroce sterminio, nella quasi totale indifferenza degli intellettuali, dei veri o finti scienziati, dei giornalisti e dei cittadini comuni con la discussa responsabilità della Chiesa. Un vero e proprio tradimento perpetrato contro una minoranza, presente in Italia da oltre 2000 anni e ben integrata nella società. Quel giorno, 5 settembre 1938, il cielo per nonna Carla e moltissimi giovani studenti si incupì, pianse e si chiese perché. Il primo obiettivo fu colpire individuato proprio nell'educazione, nella scuola, nei giovani, per distruggere ogni prospettiva presente e futura degli ebrei italiani, ogni spontaneo e naturale percorso di relazioni e di amicizia che si coltiva nella tenera infanzia. Ed è da qui che bisogna ripartire. Con e per i ragazzi continuare il percorso intrapreso dal MIUR, già da molti anni, di promuovere un programma per le scuole per la didattica della Shoah, per far maturare in loro coscienza e conoscenza, e ringrazio per questo la ministra Fedeli. Si sono aggiunti in questi ultimi anni il Dipartimento Pari Opportunità ed UNAR, e ringrazio la sottosegretaria Boschi, il CSM guidato dal vicepresidente Legnini, proprio per rafforzare il raccordo col tema della legalità. Il percorso che assieme siamo chiamati a fare è quello che va dalla tutela della razza alla tutela dei diritti, dalla legittimazione dell'odio alla salvaguardia contro ogni forma di odio, dalla negazione dei diritti ieri a quella della vita, alla tutela contro la prevaricazione di ogni forma di negazionismo e banalizzazione.
Le parole, i termini, anche le virgole ci insegnano i giuristi hanno un significato ben preciso. Razza, stella, treno, casa, vita sì, vita no, sono memoria indelebile, ce lo insegna la storia con i suoi boia e i suoi giusti, con le sue pagine che sbiadite non sono, perché pregiudizio antiebraico, razzismo, xenofobia ed estremismo politico sono tutt'altro che passato remoto, ma attualità bruciante. Un percorso nel quale ci dobbiamo chiedere costantemente, io che sono così piccolo e solo una particella della società, cosa posso fare se l'universo che mi circonda è così potente e prepotente? Voi ragazzi potete fare molto, perché ciascuno di voi è una piccola stella, non cucita sull'abito, ma che brilla e che illumina anche le strade di noi adulti, di noi istituzioni, che a volte navighiamo nei mari oscuri. Ciascuno di voi può e deve contribuire anche con piccoli gesti quotidiani, di attenzione e conoscenza dall'altro, dei vostri compagni e anche di chi vi passa solo accanto. Potrei dirvi tutto questo, e forse meglio, con le parole di Saint-Exupéry, scomparso nel 1944 con il suo aereo, abbattuto da un caccia tedesco, e dedicato al suo migliore amico di infanzia, di religione ebraica, Leon Wert, perseguitato nella Francia occupata. E nella dedica lui scrive, per lui che ha fame, freddo e un grande bisogno di essere confortato, e con le parole del piccolo principe che ci dice, ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai delle stelle come nessuno ha. Quando tu guarderai la notte, il cielo, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. E aprirai a volte la finestra, così, per il piacere, e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Grazie a tutti. Grazie. Siamo arrivati ora a un momento molto intenso e toccante. Due sopravvissuti dell'inferno di Auschwitz, Liliana Segre, neosenatrice a vita, e Piero Terracina, ci racconteranno con la loro viva voce quello che hanno visto e pianto con i loro occhi. Un momento prezioso, irripetibile di memoria, li chiamo qui con me. A interrogarli significativamente saranno quattro ragazzi appena tornati da un viaggio ad Auschwitz. È un momento importante e simbolico, quasi il passaggio del testimone tra le generazioni. Federica? Pronto? Federica? Dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Betti Ambiveri di Presezio in provincia di Bergamo, ha una domanda per Piero Terracina. Signor Terracina, è veramente possibile uscire da Auschwitz? Si esce mai veramente da Auschwitz? Ma certo che si esce da Auschwitz. D'altra parte, io posso dire di aver avuto due vite, una vita che va da quando sono nato fino al giorno in cui sono tornato dalla regionia, poi iniziare una seconda vita. Nella seconda vita, come tutti, ho avuto tante gioie e tanti dolori. Ho avuto affetto, ho avuto amicizia e questo naturalmente riporta la vita. Certo, ogni tanto il passato ritorna e il peso diventa insopportabile. Però diciamo che ho avuto una vita, posso dire, una seconda vita anche felice. Tanta gente che mi ha dimostrato il suo affetto
e questa è stata una cosa molto molto importante, diciamo, che mi ha riportato alla vita. Ho avuto una seconda vita, ho avuto come tutti anche dolori, naturalmente, particolarmente arrivando a un'età avanzata, dolori se ne provano, però ho avuto anche tante gioie. Gennaro, rappresentante delle comunità Sinti, Rom e Caminanti, che hanno subito la persecuzione e il tentativo di sterminio, ha una domanda ancora per Piero Terracina. Buonasera signor Terracina, io sono Gennaro Spinelli e rappresento la comunità Romani e Sinta in Italia. Le ringraziamo il presidente che ci ha fatto venire qui per la prima volta, la comunità ebraica tutta, e vorremmo sapere da lei, a nome di tutta la mia comunità, che ricordo ha lei della comunità Rom e Sinta all'interno del campo di Auschwitz? Grazie per la risposta. Come potrei dimenticare quella notte terribile del 2 agosto del 1944? Io ero rinchiuso nel lager di Birkenau, che era il lager della morte. Noi la mattina, quando ci guardavamo all'appello, non sapevamo quanti di noi ci saremmo poi rivisti la mattina dopo. Quindi c'erano tante probabilità, di non di dover soccombere. E, al lato del campo D, che era il campo della morte, dove eravamo noi, c'era il campo della vita. Era un campo anomalo. C'erano uomini e donne vivono insieme, c'erano tanti bambini, avevano conservato i loro vestiti, quindi tanto colore, avevano conservato i capelli, cosa che noi invece eravamo rasati a zero. C'erano i bambini, dove ci sono i bambini c'è vita, dove ci sono i bambini c'è futuro. Invece il 2 agosto del 1944, la notte del 2 agosto, sentimmo arrivare le SS, eravamo così, avevamo il sospetto che arrivassero nel nostro campo, nella nostra baracca, per fare un'ennesima selezione, cioè, ovvero arrivavano trasporti da tutta Europa. L'80% venivano mandati immediatamente all'arrivo, venivano mandati immediatamente a morire. Nel lager doveva entrare uno scarso 20%, ma per quel 20% che doveva entrare nel lager, il posto doveva essere lasciato da quelli che già erano arrivati prima. Quindi si susseguivano le selezioni. Di notte arrivavano le SS, accendevano la luce, urlando, i bastoni alzati. Venivamo denudati completamente, dovevamo uscire dalla baracca uno per volta, venivamo guardati a vista, destra, sinistra, e tutti quelli che andavano a destra erano destinati alle camere a gas e ai forni crematori. Questo era. Io di selezioni ne ho passate parecchie. Il caso ha voluto che le superassi, non ero certamente in condizioni diverse e migliori degli altri. E quindi quella notte sentimmo arrivare l'SS, poi ci accorgemmo che erano andati dall'altra parte del lager. Prima sentimmo l'ordine di chiudere le baracche, Blocksperre, di chiudere le baracche. Silenzio. Poi passò forse un'ora, non di più, riaprirono le baracche e fu una confusione terribile. E la gente che si chiamava, che si era persa, i bambini che erano stati svegliati in piena notte, che piangevano, era davvero una grande confusione. Poi, dopo un po', il silenzio. La mattina dopo, la sveglia, alle 4:30 del mattino, il primo pensiero fu quello di andare a dare uno sguardo dall'altra parte del filo spinato. Non c'era più nessuno.
c'era solo silenzio. Era, era normale, era un silenzio doloroso, un silenzio agghiacciante. E ci bastò dare un'occhiata alle ciminiere dei forni crematori che andavano al massimo della loro potenza per renderci conto che quella notte tutti i rom sinti rinchiusi in quel lager erano stati mandati a morire. Io ero convinto che rom sinti rinchiusi nel lager pensassero che quei recinti non fossero per loro, che quelle attrezzature rimorte delle camere a gas e dei forni crematori non fossero per loro, che per loro un giorno quei cancelli si sarebbero riaperti, avrebbero potuto riprendere le vie del mondo liberi come sono sempre stati e senza confini. E invece tutti i rom sinti del lager quella notte furono tutti sterminati. È un ricordo che non si cancella. Io vado spesso in giro a parlare soprattutto ai giovani e non manco mai di ricordare questo fatto terribile che mi ha colpito davvero tanto. Tante cose sono state quelle che mi hanno colpito nel lager, ma questa dello sterminio di Zingari è una di quelle più terribili che abbia vissuto. Grazie per questa testimonianza. Giada, del liceo artistico Giovanni Paolo II di Maratea, ha una domanda per la senatrice Liliana Segre. Liliana, quando si è accorta che le leggi razziali stavano iniziando a modificare la sua vita? Ma io ero una bambina, avrei dovuto fare la terza elementare, ero una bambina qualunque, una bambina che andava a scuola volentieri, alla sua scuola pubblica di quartiere a Milano, dove io sono nata e vissuta sempre. Mi disse quella sera di fine estate mio papà che ero stata espulsa dalla scuola. Beh, espulsa è una parola tremenda, perché essere espulsi porta in sé aver fatto qualche cosa di male, perché essere espulsi vuol proprio dire non c'è più speranza per quello studente che viene espulso dalla scuola. E io cominciai a chiedere quel perché, che devo dire ha martellato nella mia testa, in fondo martella ancora se ci penso, a come una bambina colpevole di essere nata ebrea e non di aver fatto qualcosa di male viene espulsa dalla scuola. E quando pochi giorni fa il presidente Mattarella mi ha telefonato per darmi questa notizia che mi ha preso di sorpresa, che mi ha lasciato senza parole, mi ha detto che cosa le viene in mente in questo momento in cui lei diventa senatrice a vita. Ho detto, io mi ricordo quando quelle porte della scuola Ruffini si sono chiuse per me, in questo momento in cui si aprono quelle del Senato, lo stesso Stato italiano che ha espulso quella bambina per la colpa di essere nata e non perché avesse fatto qualcosa di male a scuola. E oggi ho 87 anni, mi vedo aprire le porte del Senato. Beh, questa è la cosa che mi è venuta in mente in quel momento, ma è stato quando mio papà mi ha detto non puoi più andare a scuola, è stato quello il momento in cui ho capito che delle leggi abiette avrebbero dovuto farmi sentire diversa dalle altre bambine. E fu quell'indifferenza mai abbastanza nominata
quella parola tremenda, indifferenza, che ha colpito il mondo di allora e che purtroppo continua a mietere vittime nei cervelli di tutti, anche, o quasi tutti naturalmente, anche oggi. Quella è stata la punizione voluta dallo Stato fascista per persone che non avevano fatto niente di male. Lì ho capito cosa voleva dire leggi razziste. Simone, dell'Istituto Comprensivo Agatino Malerba di Catania, ha una domanda per la senatrice Liliana Segre. Liliana, come mai non ha voluto più tornare ad Auschwitz? Sai, ognuno di noi sopravvissuti ha una storia nei confronti dei lager particolare. Ognuno di noi ha un ricordo, ognuno di noi ha dei cancelli chiusi, ha dei fili spinati, per cui certi cancelli e certi fili spinati non ti permettono mai più di uscire né di entrare da quella porta. È uno stato d'animo sospeso, è uno stato d'animo che pochissimi possono capire, anche perché la maggior parte dei sopravvissuti sono tornati nei lager. Io ho tanti ricordi, come noi tutti che siamo passati da lì, e non ho tomba per mio padre, per i miei nonni. Il nonno è stato deportato malato gravissimo col morbo di Parkinson e tremava in tutto il corpo, picchiato perché non stava fermo. Io, che ho sempre in grande onore i ricordi e le tombe, non ho la tomba. Avrei dovuto andare a portare quei sassolini che mettiamo al cimitero. Avrei dovuto, so che avrei dovuto. Ma io non ho avuto la forza, e non ho la forza, soprattutto adesso che sono così vecchia, di tornare in quei luoghi per tanti motivi. Uno è che se fossero uguali allora, non avrei la forza nella mente per ritornare a vedere, a essere io lì che pesto con i miei piedi quello stesso suolo coperto di cenere, se fosse uguale. Ma so che non è uguale, perché ho sentito la dinamite che faceva saltare crematorio, che faceva saltare camere a gas, che faceva saltare segreterie. L'ho sentito, perché io ero in fabbrica, operaia schiava nella città di Auschwitz, e sentivo nei giorni prima del 27, tutti dicono liberato dai russi, i russi sono arrivati in un campo dove non c'erano più le guardie naziste e hanno scoperto quell'orrore. So che adesso il campo è diverso. Quella dinamite ha fatto sì che siano rimasti resti che sono stati preziosi per i negazionisti, sono stati preziosi per tanti che hanno detto: beh, ma in fondo come si fa a dire che qui c'era questo, che è avvenuto quest'altro, perché non ci sono proprio le vere prove. Bisogna vedere quei bei documentari che hanno girato i nazisti stessi, per cui è un po' difficile dire che hanno girato loro dei documentari falsi. Quindi io so che adesso è diverso, che addirittura in certe parti del campo, non voglio dire una parola tremenda, ma non posso neanche non dirla, una specie di Disney World della concentrazione, dello sterminio, per cui non mi sento di vedere questo. Mi hanno invitato tantissime volte, anche delle autorità, tante scuole, a guidarli, e mi dispiace di aver detto di no. Ma ci sono cancelli, ci sono fili spinati che la mente e il cuore, anche dopo tanti anni, non possono più sopportare.
Grazie per questa meravigliosa testimonianza, meravigliosa e terribile. Grazie. Grazie ragazzi per le belle domande. Leggeremo ancora qualche lettera tratta dal volume Ebreo tu non esisti di Paola Frandini, editrice Manni. Milano, 11 settembre 1938. Duce, è un grido disperato che viene a voi in quest'ora inumana. Se vostra madre, di cui eravate tanto degno, vi avesse a un tratto rinnegato come figlio, di quale dolorosa rivolta avrebbe sofferto il vostro cuore? Oh, voi che tutto potete, arrestate l'opera del veleno che va a delirare di dolore tanti cuori italiani. Non colpite i nostri bambini, i nostri figli giovinetti, eredi di quanti diedero membra e vita per la nostra Italia, o che seppero col loro austero esempio esserne ben degno. Avete scritto un poema di bontà come monumento a vostro fratello Arnaldo. Una madre, una nonna, vi supplica di non togliere il suo posto al sole a ogni italiano che ne sia degno, di concedergli il diritto di vivere per servirvi, per essere soldato della vostra idea. Il vostro grande cuore ha sempre protetto i deboli senza difesa. Con salda fede oso confidarvi il più straziante dolore, sicura della vostra umana giustizia. Margherita Donati Sacerdoti. Un'italiana anonima. Questa lettera non vi giungerà, non importa. Giungerà qualcuno che sarà infame come voi. Tanto amore avete da noi. Ora che siete maledetto per tutto il male che ci fate, per quello che fate patire ai nostri piccini, siate maledetto dal Dio unico che ci ascolta, voi e i vostri figli, che possiate soffrire in questa o nell'altra vita lo strazio di tante tante mamme italiane ebree. Viva l'Italia! Bisogna accanire in tanti contro pochi, bisogna far soffrire i bambini. Vergogna, vergogna, vigliacchi, vigliacchi. Questa lettera è stata scritta da un medico a Yvon de Bergnac, un giornalista biografo italiano, biografo ufficiale dal 1934 al 1943, biografo ufficiale di Benito Mussolini. Egregio dottor Yvon de Bergnac, poiché vi apprestate a parlare degli ebrei nel mondo, ed è facile prevedere che non parlerete certamente per lodare la loro opera, permettete che un medico cattolico ed ariano vi consigli di innestare nell'orazione che siete in procinto di recitare quanto riguarda una parte, e non è delle maggiori, del bene che a profitto dell'intera umanità gli ebrei hanno dato e danno. Dunque, nel settore della medicina, ognuno che sia contrario agli ebrei, ma voglia però restare coerente con se stesso, mediti sui seguenti fatti. Un antisemita che soffre di mal di cuore non deve usare la digitale, le cui proprietà mediche sono state scoperte dall'ebreo Ludwig Traube. Se ha mal di denti, non prenda la codeina, altrimenti verrà a beneficiare dell'opera di un ebreo, Salomone Stricker. Il tifo non deve essere curato, altrimenti usufruirebbe delle scoperte degli ebrei Weil e Vidal. Se è ammalato di diabete, non usi l'insulina, poiché l'applicazione di questo medicamento è resa possibile grazie alle ricerche scientifiche dell'ebreo Monkowski. Se gli duole la testa, tenga lontano il piramidone e l'antipirina, Spiro e Heilige. Gli antisemiti che soffrono di convulsioni se le tengano, perché è stato un ebreo, Oscar Leibrich, che le ha curate col cloroidrato. Lo stesso può dirsi riguardo alle cure psichiche. Freud è il padre della psicanalisi. I medici antisemiti debbono gettare a mare tutte le scoperte e i perfezionamenti che sono opera del grande Erlio e dei premi Nobel Wulitzer, Barangay, Otto Warburg, Neumann, dei dermatologhi Judason, Bruno Bloch, Unna, dei neurologi Mendel, Oppenheim, Kronecker, Benedict, dello specialista per malattie polmonari Frenkel, di Wasserman per quelle proibite, di Behring per vincere la difterite, di Voronoff per ringiovanire
e via di seguito. Sentite, io, ariano e cattolico, penso all'infamia che colpisce specialmente i semiti di nazionalità italiana, e con me sono legione gli italiani che non sentono né possono sentire l'indirizzo e i provvedimenti antisemiti in Italia. Incominciate quindi a vagliare voi i meriti, prima che nel mondo, in Italia, degli ebrei, e fate che il vostro imminente discorso sia di giustizia e non di onta per un popolo più sventurato che colpevole. Ora ascoltiamo l'intervento della Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, che ha accompagnato i ragazzi delle nostre scuole nella visita ad Auschwitz. Al viaggio della memoria hanno partecipato 100 studenti e 40 rappresentanti del Forum Nazionale Rom, Sinti e Camminanti, ma molte altre sono state le iniziative in occasione dell'80° anniversario delle leggi razziali. Prego. Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, cara Noemi Di Segni, cara professoressa Foa, cara senatrice Liliana Segre, caro Pietro Terracina, caro Giovanni Bassanelli, Lucchini e Francesco Perrone, appena segnalati dal Presidente, carissime studentesse e studenti, care docenti e care presidi, sono grata dell'invito rivolto al MIUR per partecipare alle celebrazioni del Giorno della Memoria, una data che deve sempre essere importante, è una data importante del nostro calendario civile. Un momento di riflessione collettiva grazie alla quale anno dopo anno rinnoviamo la convinzione che il ricordo della Shoah debba essere, lo voglio sottolineare, esercitato quotidianamente, in modo consapevole e responsabile per far sì che nel presente non si ripetano più gli atroci crimini contro la dignità di donne e uomini, di bambine e di bambini. Non dobbiamo pensare di essere distanti da quella furia dissennata che ha permesso a degli esseri umani di costruire una fabbrica della morte per altri esseri umani. Rigurgiti di odio, di antisemitismo, di violenza, di razzismo possono tornare a macchiare le nostre comunità. E le sono particolarmente grata, signor Presidente, per la scelta di nominare a senatrice a vita Liliana Segre, una straordinaria donna sopravvissuta ad Auschwitz che ha impegnato tutta la sua esistenza a tramandare alle giovani generazioni la memoria delle barbarie subite, con l'obiettivo di dare a loro strumenti conoscitivi utili a costruire oggi una società giusta e libera da quelle barbarie. Si tratta, io lo voglio sottolineare, Presidente, di una scelta che ha un grande valore anche educativo per tutte le ragazze e i ragazzi italiani. Veramente, proprio quest'anno in cui ricorre l'80° anniversario dell'emanazione delle leggi razziali, un segnale fondamentale. Norme, quelle razziali, dettate da un odio ingiustificato e ingiustificabile, che hanno generato esclusione, emarginazione e indifferenza negli ambiti più comuni dell'esistenza di donne e uomini. Norme che testimoniano quanto poco può bastare per calpestare la dignità di una persona. Non siamo immuni da quell'odio. Dobbiamo sapere che è replicabile e che gli unici vaccini in grado di contrastarlo sono la conoscenza, la cultura, l'istruzione, l'educazione, che superano paure e timori, combattono discriminazioni, sopraffazione e violenza. La scuola è il luogo in cui vogliamo e dobbiamo trasmetterle, in cui educhiamo studentesse e studenti alla cittadinanza attiva, al rispetto di ogni persona e dei suoi diritti, all'accoglienza, all'inclusione delle diversità. Appena qualche giorno fa abbiamo ripercorso insieme, veniva ricordato, a oltre 100 ragazze e ragazzi delle scuole italiane le rotte dell'odio della Shoah. Lo abbiamo fatto accompagnate da chi quei campi di sterminio li ha abitati, costretto da un potere politico e da un consenso popolare che autorizzavano reati atroci, mossi dalla volontà di spogliare di diritti e di dignità bambine e bambini, donne e uomini, solo per il fatto di essere diversi. Il viaggio della memoria, un'esperienza di conoscenza e di cittadinanza organizzata ormai da anni dal MIUR, apre ogni anno gli occhi, la mente, il cuore, la curiosità di approfondire a centinaia di studenti. Li mette a contatto con la storia nei luoghi in cui questa è avvenuta e attraverso il racconto dei protagonisti che l'hanno vissuta.
protagonisti, io lo voglio dire, a cui dobbiamo una straordinaria riconoscenza, come ha ricordato più volte anche lei, Presidente della Repubblica. È sorprendente vedere quanto le studentesse e gli studenti rimangano colpiti dall'incontro con quelle persone, con quei luoghi, increduli e commossi, ma anche determinati a fare tesoro di un'esperienza preziosa da condividere e rendere proficua al ritorno alla normalità nella loro comunità di riferimento. La conoscenza ci impone di non voltare la testa mai, di non essere indifferenti mai, di fare i conti con una pagina tragica della nostra realtà nazionale. Un passato atroce di cui è presente traccia anche nella nostra Costituzione italiana, della quale abbiamo festeggiato il 70° anniversario e abbiamo deciso, come MIUR, come governo, di distribuire una copia a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di ogni scuola, di ogni ordine e grado, al rientro delle festività natalizie, perché è fondamento della nostra cittadinanza, del senso civico, dell'esercizio dei diritti e dei doveri, dell'essere e sentirsi comunità di donne e uomini uniti da regole e valori condivisi. Deve essere avvertita la nostra Costituzione come familiare dai giovani, deve essere considerata la mappa che ci aiuta ad orientarci e a trovare sempre la giusta rotta. La Costituzione mantiene in ogni parola, in ogni riga, il segno della volontà delle madri e dei padri costituenti di far sì che mai più genocidi e crimini contro l'umanità tornassero a ripetersi. Le giovani generazioni devono saperlo e ritrovare il senso della loro cittadinanza democratica in quegli articoli. L'articolo 3 è straordinariamente esemplificativo. La parola razza, in esso contenuta, parole che oggi per fortuna ci appare desueta, anche se non dobbiamo far finta di non vedere che viene ancora utilizzata per fomentare odio e divisione all'interno della nostra società. È stata allora inserita con un'intenzione precisa. Le nostre madri e i nostri padri costituenti hanno dibattuto a lungo sull'opportunità di mantenerla all'interno del testo definitivo. Un dibattito vero, profondo, serio. È stato deciso di fare ricorso al termine razza perché nessuno si dimenticasse le leggi razziali, perché esattamente nel nostro paese determinati principi razziali sono stati usati come criteri allora di discriminazione e per affermare in modo inequivocabile che non esiste alcuna diseguaglianza o supremazia legata alla razza, all'etnia, e che tutte le donne e gli uomini fanno parte della stessa umanità. Distribuendo la Costituzione ai giovani e invitando le scuole a promuovere iniziative di studio, di approfondimento e di conoscenza su di essa, anche con la collaborazione preziosa dei giudici della Corte Costituzionale, che ringrazio, abbiamo fatto una scelta di campo precisa, una scelta di rispetto e promozione attiva dei diritti e dei doveri, una scelta che si sostanzia anche dell'attività costante e pluriennale del MIUR, da sempre impegnato a promuovere la memoria dei tragici avvenimenti legati alla Shoah. Proprio nella giornata di domenica scorsa, a Cracovia, con la presidente dell'UCEI Noemi Di Segni, abbiamo rinnovato l'intesa che ci vede collaborare da anni in questa direzione e, fatto inedito, abbiamo firmato una circolare con il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Legnini, che ringrazio, una circolare per la promozione delle attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole su questi temi di studio che sono esattamente legati al rapporto tra legalità, rispetto delle leggi e attuazioni nei sistemi democratici o non democratici, in collaborazione con tutti i magistrati italiani. Sempre con il CSM abbiamo annunciato alle scuole che nell'apertura dell'anno giudiziario presso le corti d'appello saranno coinvolte le studentesse e gli studenti. Abbiamo promosso il primo seminario nazionale di formazione dei docenti sui temi dell'integrazione, dell'accoglienza e della lotta al razzismo. E abbiamo costituito il portale nazionale delle buone pratiche, realizzato sempre in collaborazione con l'UCEI, sulle esperienze didattiche più significative. E oggi, Presidente, ci sembrava giusto annunciarlo qui, manderemo in tutte le scuole italiane le linee guida nazionali per l'insegnamento della Shoah, per affrontare la materia con correttezza storica ed efficacia didattica, quindi con certezza e autorevolezza delle fonti a cui è necessario fare riferimento. Inoltre, ci sarà la produzione e la diffusione di un cartone animato, La stella di Andra e Tati,
che saluto, che sono qui con noi. Il primo cartone animato sulla tematica della Shoah realizzato in Europa, grazie alla collaborazione fra MIUR, RAI e l'Arca d'Arte, che racconta la storia delle sorelle Bucci deportate ad Auschwitz-Birkenau nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Allora loro avevano 4 e 6 anni. Quest'anno sono state tante le ricorrenze che ci consentono di tornare a riflettere sulla natura della nostra convivenza civile. Ed è importante, Presidente, quello che è avvenuto, la collaborazione tra diversi e tanti soggetti educativi e istituzionali. Ed è fondamentale dare un segnale forte attraverso questi alla necessità di contrastare oggi sempre di più in profondità qualsiasi genere di discriminazione, sopraffazione, violenza, anche contro le parole dell'odio. Concludo citando la filosofa Hannah Arendt, che ha detto: quel che ora penso veramente è che il male non è mai radicale, ma soltanto estremo, e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla superficie come un fungo. Esso sfida, come ho detto sempre Arendt, il pensiero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di andare alle radici, e nel momento in cui cerca il male è frustrato perché non trova nulla. Questa è la sua banalità. Solo il bene è profondo e può essere radicale. La scuola è orientata a far esercitare il pensiero che va in profondità e vince la superficialità, l'indifferenza e la banalità del male. Continueremo a lavorare per fare dell'Italia, con la cultura, l'educazione e l'istruzione, per fare dell'Europa e del mondo luoghi di rispetto delle differenze e di convivenza pacifica. Grazie. Grazie, Ministro. Ascoltiamo ora il secondo brano musicale di Noah, un brano che tutti conosciamo, La vita è bella, composto dal maestro Nicola Piovani per l'omonimo film di Roberto Benigni. Il grande filosofo tedesco Theodore Adorno disse nel 1966 che dopo Auschwitz nessuna poesia, nessuna forma d'arte, nessuna affermazione creatrice è più possibile. Noah ci ha appena dimostrato il contrario. E ora invito tutti ad ascoltare le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prego. Grazie. Rivolgo un saluto ai presidenti del Senato, della Camera dei Deputati, della Corte Costituzionale, ai membri del Governo, a tutti i presenti, a coloro che ci ascoltano attraverso la TV, e un saluto particolare ai superstiti dei campi di sterminio, alla senatrice Segre, ai ragazzi presenti. Il 27 gennaio del 1945 le truppe russe varcavano i cancelli di Auschwitz, spalancando davanti al mondo attonito le porte dell'abisso. Quei corpi ammassati, i volti dei pochi sopravvissuti dallo sguardo spento e atterrito, i resti delle baracche, delle camere a gas, dei forni crematori, erano il simbolo estremo della scellerata ideologia nazista. Un virus letale, quello del razzismo omicida, era esploso al centro dell'Europa, contagiando nazioni e popoli fino a pochi anni prima emblema della civiltà, del progresso, dell'arte. Auschwitz era il frutto più emblematico di questa perversione. Ancora oggi ciò che ci interroga e sgomenta maggiormente
di un mare di violenza e di abominio sono la metodicità ossessiva, l'odio razziale di divenuto sistema, la macchina lugubre e solerte degli apparati di sterminio di massa, sostenuta da una complessa organizzazione che stendeva i suoi gangli nella società tedesca. Il cammino dell'umanità, purtroppo, è costellato di stragi, uccisioni, genocidi. Tutte le vittime dell'odio sono uguali, meritano ugual rispetto, ma la Shoah, per la sua micidiale combinazione di delirio razzista, volontà di sterminio, pianificazione burocratica, efficienza criminale, resta unica nella storia d'Europa. Come fu possibile che anziani, donne, bambini, anche di pochi mesi, stremati dalle lunghe persecuzioni, potessero essere sistematicamente eliminati perché considerati nemici pericolosi? Che fine aveva fatto tra gli ufficiali di un esercito prestigioso, dalle grandi tradizioni, il senso dell'onore, quello per cui quantomeno non si uccidono gli inermi? Dov'era finito il sentimento più elementare di umanità e di pietà di una nazione, evoluta e sviluppata, di fronte alle moltitudini di innocenti avviati con zelo e nella generale indifferenza verso le camere a gas? Migliaia di cittadini, i volenterosi carnefici di Hitler, come li ha definiti lo storico Goldhagen, cooperavano alla distruzione degli ebrei. Con questo consenso, il nazismo riuscì a sterminare milioni di ebrei, di oppositori politici e di altri gruppi sociali, gitani, omosessuali, testimoni di Geova, disabili, considerati inferiori e ritenuti un ostacolo per il progresso della nazione. Saluto e ringrazio per la loro presenza il presidente della Federazione dei Rom e dei Sinti, il presidente dell'Associazione Deportati Politici. Saluto anche il presidente degli internati militari, 800.000 soldati che per il rifiuto di collaborare con i nazisti e di arruolarsi sotto le insegne di Salò patirono privazioni, persecuzioni e violenze. Per Eliana Segre e Piero Terracina abbiamo poc'anzi ascoltato il racconto diretto, sconvolgente e inestimabile dell'inferno dei campi, avvertendo la stessa emozione provata nei giorni scorsi, ascoltando le parole, anch'esse essenziali e penetranti, di Sami Modiano. Agli internati venivano negati il nome, gli affetti, la memoria, il futuro, il diritto a essere persone. Tutti i sentimenti erano brutalmente proibiti, tranne quello della paura. Si possono uccidere a freddo, senza remore, 6 milioni di individui inermi se si nega non soltanto la loro appartenenza al genere umano, ma la loro stessa esistenza. Soltanto per effetto di questa insana distorsione e si possono essere trasformati in oggetti freddi di freddi elenchi, così come avvenne con un progressivo e violento processo di spoliazione, facendola diventare, appunto, da persone titolari di diritti in oggetti di freddi elenchi e numeri, come quelli che sopravvissuti ai campi di sterminio, che saluto tutti ancora una volta, portano segnati indelebilmente sul proprio corpo. Anche in Italia questo folle e scellerato processo di riduzione delle persone in oggetti fu attuato con consapevolezza e determinazione. Sul territorio nazionale, è vero, il regime fascista non fece costruire camere a gas e forni crematori, ma dopo l'8 settembre il governo di Salò collaborò attivamente alla cattura degli ebrei che si trovavano in Italia e alla loro deportazione verso l'annientamento fisico.
le misure persecutorie messe in atto con le leggi razziali del 1938, la schedatura e la concentrazione nei campi di lavoro favorirono enormemente l'ignobile lavoro dei carnefici dell'SS. Leggi razziali, che oggi molti studiosi preferiscono chiamare leggi razziste, rappresentano un capitolo buio, una macchia indelebile, una pagina infamante della nostra storia. Ideate e scritte di pugno da Mussolini, trovarono a tutti i livelli delle istituzioni, della politica, della cultura e della società italiana connivenze, complicità, turpi convenienze, indifferenza. Quella stessa indifferenza, come sovente sottolineato la senatrice Segre, che rappresenta l'atteggiamento più insidioso e gravido di pericoli. Con la normativa sulla razza si rivela al massimo grado il carattere disumano del regime fascista e si manifesta il distacco definitivo della monarchia dai valori del Risorgimento e dello statuto liberale. Una donna forte e coraggiosa, Ernesta Bittanti, vedova dell'eroe trentino Cesare Battisti, poc'anzi ricordata da Anna Foa, commentava così nel suo diario quei giorni di dolore così cupi. Io porto tutto il peso di questa sventura nel mio cuore, peso che mi viene da arruinare di questa nostra povera Italia, nell'abisso della barbarie spirituale, da cui certo si riavrà un giorno. Lo Stato italiano del ventennio espelleva dal consesso civile una parte dei suoi cittadini, venendo meno al suo compito fondamentale, quello di rappresentare e difendere tutti gli italiani. Dopo aver soppresso i partiti, ridotto al silenzio gli oppositori e sottomesso la stampa, svuotato ogni ordinamento dagli elementi di democrazia, il fascismo mostrava ulteriormente il suo volto. Alla conquista del cosiddetto impero accompagna l'introduzione di norme di discriminazione e di persecuzione razziale, che si manifesta già nell'aprile del 1937 con il regio decreto legge volto a punire rapporti tra cittadini italiani e quelli definiti sudditi dell'Africa orientale italiana per evitare che venisse inquinata la razza. Alla metà del 1938, con le leggi anti-ebraiche, rivolgeva il suo odio cieco contro una minoranza di italiani, attivi nella cultura, nell'arte, nelle professioni, nell'economia, nella vita sociale. Molti, 20 anni prima, avevano servito con onore, come soldati, come ufficiali, la patria nella Grande Guerra. Ma la persecuzione da sola non fu ritenuta sufficiente. Occorreva tentare darle una base giuridica, una giustificazione ideologica, delle argomentazioni pseudoscientifiche. Vennero cercati, e purtroppo si trovarono, intellettuali, antropologi, medici, giuristi e storici compiacenti. Nacque il Manifesto della razza. Letto oggi, potrebbe far sorridere per l'amore di stoltezze, di banalità, di falsità contenute, se si potesse sorridere su una tragedia così immane. Eppure questo manifesto, dalle basi così vacue e fallaci, costituì una pietra miliare della giurisprudenza del regime e un nuovo dogma per moltissimi italiani già assoggettati alla logica granitica del credere, obbedire, combattere. La penna propagandistica, efficace nel suo cinismo, coniò lo slogan con il quale intendeva rassicurare gli italiani e il mondo nel tentativo apparente di prendere le distanze dall'antisemitismo nazista. Discriminare, disse Mussolini, non significa perseguitare, ma cacciare i bambini dalle scuole, espellere gli ebrei dall'amministrazione statale, proibire loro il lavoro intellettuale, confiscare i beni e le attività commerciali, cancellare i nomi ebraici dai libri, dalle targhe
e persino degli elenchi del telefono e dei necrologi sui giornali costituiva una persecuzione della peggiore specie. Gli ebrei in Italia erano di fatto condannati alla segregazione, all'isolamento, all'oblio civile. In molti casi tutto questo rappresentò la premessa dell'eliminazione fisica. Sorprende sentir dire ancora oggi da qualche parte che il fascismo ebbe alcuni meriti, ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con fermezza, perché razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di pensare, ma diretta e inevitabile conseguenza. Volontà di dominio e di conquista, esaltazione della violenza, retorica bellicistica, sopraffazione e autoritarismo, supremazia razziale, interventi in guerra contro uno schieramento che sembrava prossimo alla sconfitta, furono diverse facce dello stesso prisma. Abbiamo, in questo giorno della memoria, ascoltato testimonianze coinvolgenti dei sopravvissuti. Nelle loro parole si avverte la forza e il fascino della loro vita ritrovata, della loro volontà di vivere con pienezza, ma al contempo ci si rende conto dell'immenso patrimonio di presenze e di protagonismi che ci avrebbe assicurato la vita di coloro che sono stati trucidati nei lager e che quella programmata violenza omicida ci ha sottratto. Dalla professoressa Foa, dalla presidente Di Segni, dalla ministra Fedeli, abbiamo sentito discorsi netti e lungimiranti. Le ringrazio molto. Abbiamo rivissuto, attraverso le voci incisive di Remo Girone e Vittoria Zinni, momenti drammatici nella nostra storia di allora. Siamo stati affascinati dalle canzoni commoventi e piene di speranza di Noa, messaggera di pace e di bellezza, grande amica dell'Italia, venuta appositamente da Israele per condividere con noi il giorno della memoria e renderlo ancor più ricco di intensità. La ringrazio molto, con stima e amicizia. Abbiamo incontrato anche i giovani, appena tornati dall'esperienza sconvolgente ma formativa del viaggio ad Auschwitz. A loro viene affidato il compito di custodire e tramandare la memoria, perché non si attenui e non si smarrisca mai per non rischiare di provocare nuovi lutti e nuove tragedie. Focolai di odio, di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo sono infatti presenti nelle nostre società, in tante parti del mondo. Non vanno accreditati di un peso maggiore di quel che hanno. Il nostro paese e l'Unione Europea hanno gli anticorpi necessari per combatterli, ma sarebbe un errore capitale minimizzarne la pericolosità. I cambiamenti rapidi e sconvolgenti che la globalizzazione comporta, le grandi migrazioni, i timori per lo smarrimento della propria identità, la paura di un futuro dei contorni incerti possono far riemergere dalle tenebre del passato fantasmi, sentimenti, parole d'ordine, tentazioni semplificatrici, scorciatoie pericolose e nocive. La predicazione dell'odio viene amplificata e propagata dai nuovi mezzi di comunicazione. La tecnologia e la scienza offrono grandi opportunità, positive, ma come sempre, se non correttamente utilizzate, possono rendere disponibili strumenti sofisticati nelle mani di vecchi e nuovi profeti di morte. Contro queste minacce, contro il terrorismo, contro il razzismo e la violenza dell'intolleranza, serve cooperazione internazionale, servono coraggio e determinazione. È necessario soprattutto consolidare quegli ideali di democrazia, libertà, tolleranza, pace, eguaglianza, serena convivenza sui quali abbiamo reedificato l'Europa dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Le leggi razziali in Italia erano entrate in vigore nell'autunno del 1938.
Il 1 gennaio 1948, dopo neppure 10 anni, la Costituzione italiana sanciva solennemente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Di mezzo vi era stata la cessura della guerra, una guerra terribile che aveva sparso morte e devastazione su larga parte del mondo e che ha aperto gli occhi del mondo sulla follia portatrice di morte del nazismo e del fascismo. La memoria, custodita e tramandata, è un antidoto indispensabile contro i fantasmi del passato. La Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, si è definita e sviluppata in totale contrapposizione al fascismo. La nostra Costituzione ne rappresenta, per i valori che proclama e per gli ordinamenti che disegna, l'antitesi più netta. L'indicazione delle discriminazioni da rifiutare e respingere al suo articolo 3 rappresenta un monito. Il presente ci indica che di questo monito vi era e vi è tuttora bisogno. Egualmente credo che tutti gli italiani abbiano il dovere di oggi di riconoscere che un crimine turpe e inaccettabile è stato commesso con l'approvazione delle leggi razziali nei confronti dei nostri concittadini ebrei. La Repubblica Italiana, proprio perché forte e radicata nella democrazia, non ha timore di fare i conti con la storia d'Italia, non dimenticando né nascondendo quanto di terribile e inumano è stato commesso nel nostro paese, con la complicità di organismi dello Stato, di intellettuali, giuristi, magistrati, cittadini asserviti a un'ideologia nemica dell'uomo. La Repubblica e la sua Costituzione sono il baluardo perché tutto questo non possa mai più avvenire. Vi ringrazio. Oggi è il giorno della memoria, il giorno in cui ricordiamo le camere a gas, i forni crematori, lo sterminio degli ebrei in Europa, la Shoah. Ma c'è chi lo nega. E chi sono questi negazionisti? Perché negano che le camere a gas siano mai esistite? Ma soprattutto, come lo negano? E ciò che si chiede Donatella Di Cesare, professore ordinario di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma, in un libro, Se Auschwitz è nulla, contro il negazionismo. Dunque la prima domanda è non perché, ma come, professoressa Di Cesare? Esatto, diciamo, la domanda che io mi sono posta nel mio libro è proprio questa. La mia riflessione non è una riflessione storica o storiografica, ma è piuttosto una riflessione, diciamo, politica, filosofico-politica. Lei dice che in realtà è lì dove ogni traccia potrebbe sparire che il maestro della negazione si prende la briga di ultimare il lavoro dei nazisti, perché già era già insito nel nazismo la volontà di occultare. Sì, io chiamo i negazionisti, li chiamo falsari di parole, becchini di testimonianze, profanatori della cenere. Perché cerco di sottolineare il nesso che c'è tra il negazionismo di oggi e l'annientamento, la Shoah di ieri. In fondo, come lei ha detto, appunto, i primi negazionisti sono stati i nazisti stessi che hanno fatto saltare i forni crematori e le camere a gas, che hanno ad esempio distrutto, bruciato gli elenchi dei deportati. Il nazismo ha tentato in effetti di occultare il crimine già prima di compierlo, possiamo dire proprio tra le pieghe, possiamo dire, delle parole. Il motto dei nazisti, che tra l'altro era un motto ripreso da Wagner, era notte e nebbia, cioè la notte e la nebbia dovevano avvolgere la lingua per far sparire le tracce, diciamo, delle vittime
prima ancora che i misfatti fossero commessi. E in un certo senso credo che si sottovaluterebbe il nazismo se si tralasciasse appunto il ruolo affidato alla lingua. E quindi c'è stata una cancellazione preventiva del crimine. Tanti eufemismi anche del linguaggio burocratico sono appunto rinviano a questa cancellazione. Faccio un esempio per tutti. I nazisti dicevano Sonderaktion, quindi azione speciale, che in realtà è un eufemismo per dire che cosa? Per dire la selezione che avveniva una volta che i deportati erano scesi dal treno. In fondo Sonderaktion vuol dire però soltanto azione speciale. Ecco che qui si inseriscono i negazionisti, i quali dicono ma Sonderaktion non significa selezione, quindi la selezione in realtà non esistita significava appunto soltanto azione speciale. Ecco il famoso come di cui parlavamo prima, quindi come dire i cavilli storiografici. Professoressa, io vorrei farle ascoltare un estratto di un'intervista realizzata dalla RAI nell'84 a Primo Levi. A mio parere la grande trovata di Hitler, copiata da Mussolini però, era la propaganda e la scuola. La scuola nazista, che era ben organizzata come tutte le istituzioni naziste, era veramente una fabbrica di fanatici e di seguaci, di cittadini di sudditi obbedienti. La scuola, la propaganda, qualcosa che è tristemente attuale, perché anche oggi i negazionisti non sono solamente quei, diciamo, io direi quasi porno negatori che si annidano nei siti nazisti, neonazi, eccetera, ma sono anche nelle università, nelle scuole. Questa è la cosa che fa più paura, che mi ha spinto a pensare che bisogna parlarne, perché i ragazzi forse hanno meno strumenti critici di noi. Sì, ha ragione. Questa è la cosa che ha spinto a parlare e a scrivere anche me, perché lei ha ragione, il fenomeno non è soltanto in internet, il fenomeno dilaga anche nelle accademie, nelle scuole. Noi abbiamo avuto in Italia episodi di docenti, sia in licei sia anche nelle aule universitarie, che negano la Shoah. Questo fenomeno è molto grave, perché qui c'è una questione che riguarda sia l'educazione, ma anche la questione proprio della libertà di opinione. Allora ecco perché io credo che i filosofi debbano intervenire su questo tema, perché certo che ci deve essere libertà di opinione. Il problema è se la negazione sia un'opinione. Per me la negazione non è un'opinione. La negazione, io direi che addirittura è una dichiarazione politica. Chi nega la Shoah mina il fondamento della democrazia, mina intenzionalmente il fondamento soprattutto delle democrazie europee, perché le democrazie europee, non dovremmo mai dimenticarlo, sono sorte sulle ceneri di Auschwitz. E tra l'altro proprio la nostra democrazia, quella italiana, quella tedesca, e noi non possiamo permetterci di dimenticare questo. È vero, e quindi non dobbiamo dimenticare, abbiamo anche questi viaggi ad Auschwitz per i bambini, che per me sono fondamentali. Voglio ascoltare un bambino che c'è appena stato. Matteo, che impressione ti ha fatto? Molto suggestiva, soprattutto quando sono andati nella sala dei capelli, alcuni capelli, molti capelli venivano usati per fare stoffe. Questo ti ha colpito più di tutto? Sì, capelli. Ci sono storici, ci sono molte correnti che dicono che in realtà o non è mai avvenuto quello che hai visto, i resti che hai visto sarebbero stati costruiti ad arte per sostenere l'idea che sia avvenuto l'Olocausto. Ti ha fatto l'impressione che potesse essere una cosa falsa? No, assolutamente no, perché dopo comunque c'era tutto. E c'erano pure foto. Foto potevano essere manomesse, potevano... Erano vere. È quasi impossibile che hanno messo le foto, mi sembrava quasi impossibile che hanno rimesso tutte le prove, hanno fatto tutte quelle prove alla fine. Dopo, un'altra cosa che mi ha impressionato è che gli assassini ebrei venivano premiati.
perché venivo fatti miei stanzi singoli, venivo primati, sì, per essere assassini ebrei. Sì, essendo tutti e due ebrei, l'ebreo che aveva ucciso, che si doveva scontare gli anni di prigione, veniva premiato. E di queste persone che pensano che non esista, non sia mai successo, secondo te perché lo fanno? Per me la pensano come diciamo un po' Hitler, pensano pure loro che gli ebrei e le altre persone vanno eliminate e quindi dicono non è successo. Professoressa, abbiamo sentito, l'ho colpito la spersonalizzazione, il taglio dei capelli e poi anche il voler mettere contro l'uno con l'altro, no? Diciamo appunto esattamente questi due motivi. Anzitutto, più che voler mettere contro l'uno con l'altro, il problema a proposito proprio di Primo Levi è quello che Primo Levi chiamava la zona grigia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi sappiamo bene che diciamo i nazisti che cosa hanno fatto nei campi di sterminio. Hanno costituito delle squadre chiamate Sonderkommando, appunto, in cui gli ebrei, anche molto giovani, 20enni, 18enni, erano costretti, diciamo, a lavorare tra la camera a gas e il forno crematorio, e questo ha costituito una frammentazione della responsabilità. Questo è stato uno dei fatti più gravi che è avvenuto, diciamo, nel Novecento. A partire nella metà del Novecento c'è stata una frammentazione della responsabilità, in fondo chi è responsabile, no? E è evidente che su questo noi dobbiamo riflettere, perché noi non siamo fuori, diciamo, da questa frammentazione della responsabilità. Mi permetta di aggiungere molto velocemente, la questione dei capelli non è una questione, diciamo, non è un particolare macabro soltanto, è qualcosa di più, cioè e certamente ci sono stati altri genocidi anche dopo Auschwitz, ma c'è, io la chiamo la singolarità di Auschwitz, cioè che cosa? Il processo davvero di industrializzazione della morte, che ha assunto quasi la precisione rituale della tecnica, e che ha fatto in fondo dell'ebreo e naturalmente anche ovviamente dell'essere umano nell'ebreo, ha fatto cadavere appunto da produrre, cioè appunto capelli per parrucche, pantofoli giunti a stagna dei sottomarini. È qualcosa che, diciamo, purtroppo caratterizza quello che è stato appunto lo sterminio della Shoah. E contro il negazionismo non smette di lottare, e la lotta si fa con le parole, la scrittrice Edith Bruck. Nata a Steinschreiber in una numerosa e poverissima famiglia ebrea che viveva in un piccolo villaggio ungherese ai confini dell'Ucraina, nel 1944 Edith con la famiglia è deportata ad Auschwitz. Edith e la sorella Elisabeth sopravvivono passando da Auschwitz a Dachau, Christianstadt e Bergen-Belsen, dove sono liberate dagli alleati nel 1945. Rimasta dunque orfana dei genitori a soli 12 anni, Edith torna in Ungheria. Ma prima di parlare con lei, sentiamo le parole di Primo Levi. Io sono ritornato con l'impressione di essere sopravvissuto allo scopo di scrivere, allo scopo di raccontare. Buongiorno, signora Brucca. Anche lei è tornata da Auschwitz con questa impressione? Sì, anche quello che diceva Primo Levi, ma per me è stato molto più tragico, anche perché io ho lavorato a Bergen-Belsen con degli scheletri che dovevamo spostare nei grandi tendoni quando siamo arrivati da Christianstadt a Bergen-Belsen a piedi. Già era la marcia della morte, e questo era il nostro lavoro, di avvolgere una specie di straccio bianco sulle caviglie dei cadaveri, che erano tutti uomini, e portarli nel grande tendone. Alcuni non erano ancora morti e hanno detto l'ultima loro parola, dicendo i loro nomi, da dove provenivano, e ci chiedevano a noi di raccontare se noi fossimo sopravvissuti, perché nessuno crederà a quello che è accaduto. E quindi ci hanno affidato le loro ultime parole, e noi testimoniamo, diciamo che anche parliamo per milioni di morti, non soltanto per noi stessi, anche perché
perché sicuramente, anche se non avessero detto questo, noi avremmo sicuramente lo stesso, avremmo scritto coloro che scrivono o parlato. Per me è come fosse accaduto ieri, per me non passa mai e non passerà mai Auschwitz. È il negazionismo è per cui il Primo Levi ha perso la vita, anche perché era stravolto, mi ha chiamato per telefono 4 giorni prima di buttarsi giù dal terzo piano, che era stravolto dal fatto che si possa ancora con noi in vita a negare quello che è accaduto, quello che noi abbiamo vissuto, che noi abbiamo visto. Io credo che questa è un'ennesima criminalità, criminalità proprio, e vuol dire uccidere un'altra volta milioni di vite. E quindi è una malafede, perché si sa che è vero, quindi non possono assolutamente negare. E non soltanto un'opinione politica, è anche un respingere delle forze dell'Europa stessa, della propria coscienza, perché non è stato non è confrontato fino in fondo con questo terribile accaduto, unico secondo me, l'unicum nella nostra storia europea civile. E quindi non si può tacere, perché almeno noi non possiamo e non potremo mai, finché io avrò fiato, io parlerò sempre in qualche maniera, in qualche forma, perché non per noi naturalmente, io non temo più che accada la stessa cosa, però dei piccoli Auschwitz esistono ogni giorno da qualche parte del mondo. Quindi, come diceva anche prima, dovremmo essere noi i guardiani veramente del mondo, ed è molto doloroso ogni cosa che noi vediamo, sentiamo e viviamo di quello che accade agli altri, perché quello che accade agli altri può accadere anche a noi domani o chiunque. Noi abbiamo dimenticato i zingari, gli omosessuali. Certo. Proprio Primo Levi diceva: ricordiamoci che siamo sempre l'ebreo di qualcuno. Quindi... appunto, infatti c'è sempre l'ebreo di qualcuno, quindi qualcuno soffre sempre, e questo io credo che è utile. Io una volta avevo una giornalista che mi aveva chiesto: ma signora Brook, lei perché parla sempre della guerra? Nella guerra vuol dire Auschwitz, che molti non riescono più neanche a sentire. E io credo che è importante parlare, perché se io riesco con i miei libri, con i miei versi, con le mie testimonianze nelle scuole, a cambiare almeno 3 persone, 4, 5, e far capire quello che è accaduto, che non deve più accadere a nessuno in nessuna parte del mondo, io credo che la mia sopravvivenza non è stata inutile. Ha un senso la mia sopravvivenza, certo. Forse in quel senso diceva anche Primo Levi. Volevo farle sentire un'altra frase di Primo Levi. La mia esperienza fondamentale, quella specifica, è questa: quel sistema distrugge l'umanità in chi lo esercita e in chi lo subisce in ugual misura. La stessa disumanizzazione che noi subivamo perché imposta, la vedevamo avvenire in chi ci custodiva, in tutta la gerarchia nazista. Quindi le vittime e i carnefici erano nella stessa situazione. Lei ha detto una volta che provava vergogna per loro, mentre le sputavano addosso nuda, lei provava vergogna per loro, non per se stessa. Sì, io sinceramente trovavo vergogna per loro, perché un ragazzino del Hitlerjugend, in uno dei tanti campi, io sono stato in 7 campi diversi, mentre ci disinfettavano nude in pieno inverno naturalmente, e miravano sul capezzoli, ci sputavano addosso, ti stuzzicavano con dei bastoni, e io li guardavo, devo dire che li vedevo loro disumanizzati, non me. Io non mi vergognavo assolutamente per le mie nudità, io mi vergognavo a guardare in faccia loro, vedere il loro loro sguardo, come può essere veramente degradare una persona così. Io ho visto loro degradato, non io, e quindi ho rovesciato totalmente la mia sensazione, ed avevo 12 anni, voglio dire. Era una cosa terribile vedere quello che un uomo è capace, un uomo, un ragazzino capace di fare, anche se era frutto della propaganda nazista di tanti anni. Però io ho detto una volta in uno dei miei libri che io preferisco essere la figlia di una vittima, non un carnefice. Deve essere una cosa terribile essere figlia di un nazista, se per caso il suo figlio non è un nazista come lui. Ma era una cosa mostruosa quello che si possa fare, di congelare bambini neonati, di uccidere nella pancia della madre. Ma è una cosa agghiacciante, non si può immaginare. Era la fabbrica della morte, non è che si bombardavano oppure sparavano, era una cosa di tortura, di far morire di fame, una cosa che non è mai accaduto, secondo me. Poi calcolato tutto a tavolino, oggi 1000, domani 1005, usare i capelli per matrasi, pelle per le lampade. È veramente un'industria della morte, e questa è una cosa terribile, molte cose terribili accadono, ma una cosa del genere non è mai, mai, mai accaduto.
questo. Quindi quando a questo negazionismo, che ormai da anni che va avanti, non credo che ha da fare soltanto con la politica, che ha da fare veramente con la coscienza universale in qualche misura. Grazie signora Brooke. Prego. La somma di tutti i documenti falsi contro gli ebrei, ce ne sono stati tanti, perché nella storia gli ebrei non sono le uniche vittime del pregiudizio, ma sono le più ricorrenti, vittime di un pregiudizio spinto, come abbiamo sentito, alle sue più atroci sofferenze, un pregiudizio che non soccombe a nessuna confutazione, neanche la più eclatante. Del resto già Leopardi osservava che il pregiudizio è più forte della ragione, che spesso la lotta non è fra essi, ma è fra un pregiudizio e l'altro. E allora io appunto voglio parlare della somma di tutti questi documenti falsi contro gli ebrei, che è i protocolli dei Savi di Sion, che ancora circolano nonostante siano stati più volte confutati. Con me c'è il professor Cesare De Michelis, che insegna letteratura russa alla Seconda Università di Roma. Buongiorno professore. Buongiorno signora, buongiorno. Cos'è, quando nasce, perché questo falso? Sulla base delle ricerche che ho fatto, un libro che è uscito ormai in italiano, in inglese, in russo, insomma, penso di poter dire con ragionevole sicurezza che anziché essere un prodotto della controspionaggio e spionaggio russo a Parigi, come si sosteneva ancora una ventina d'anni fa, è un testo nato nelle viscere dei gruppi antisemiti russi, molti provenienti dalla Moldavia, quindi con inflessioni ucraine talora nel dettato, all'inizio del XX secolo, cioè tra il 1902 e il 1903. Perché? Perché nasce questo documento? Ma sa, letto nel contesto della lunga tradizione giudeofoba russa, che aveva già prodotto durante l'Ottocento sia nell'ambito della letteratura di invenzione sia nell'ambito della pubblicistica vari testi incentrati essenzialmente sulla questione della paura del dominio degli ebrei transnazionale su tutta la civiltà che loro dicevano cristiana, voleva dire europea, non sono particolarmente innovativi da un punto di vista tematico e argomentativo. Sono un tentativo di produrre un documento falso, come se provenisse dall'interno del mondo ebraico, mentre gli altri testi di cui si parla erano scritti palesemente dall'esterno, alcuni in maniera diciamo aggressivamente criminalizzante, altri con forme vagamente di ricerca storico-politica, ma insomma scritti dall'esterno. Questa è la perversione più grossa, no? Di farlo come se fosse scritta dall'interno. Sì, beh certo, è quello che bisogna anche tenere presente, però, che all'epoca, diciamo nella loro prima fase di diffusione in Russia, nella Russia zarista, tra il 1903 e la prima volta che appaiono su un giornale, puntate su un giornale nel 1903, e gli anni della prima guerra mondiale, poi della rivoluzione, vennero pubblicati molte volte, ma non ebbero grande risonanza né gli si fu dato grande credito. Il guaio è che durante la guerra civile vennero diciamo ripubblicati, diffusi tra le truppe bianche. Le truppe bianche lo portarono in Germania, in Ungheria e così via, e la vera storia dell'effetto esiziale dei protocolli sulla mentalità europea è la sua, come dire, il secondo atto, cioè quando cominciano a comparire in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Italia, in Ungheria, negli Stati Uniti, così via, dal 19 in avanti. E questo, se mi permette, mi suggerisce una terza considerazione, cioè che nelle varie edizioni i riferimenti diciamo all'attualità cambiavano. L'oggetto dell'edizione del 1903, che è essenzialmente la politica economica di Witte e il gold standard system, cioè la base aurea della
della monetazione russa, si dimentica già nel 905, dove si comincia a dire ecco che la rivoluzione del 5 è stata innescata dagli ebrei. Nel tempo, con piccole varianti del testo, e poi non parliamo del 19 con le varianti della traduzione, basta dire che nella traduzione italiana di Preziosi, 1921, i comunardi, cioè quelli relativi alla Comune di Parigi, diventano comunisti. Certo. Nel 1891 uno strano personaggio che fa parte di questo movimento giudeofobo russo, anche se lui era di origine inglese ma visse in Russia, così, scrisse un libello, 1891, in cui diceva: verrà al mondo una figlia, si chiamerà la guerra, le ostilità cominceranno con una strage degli ebrei, con una catastrofe che farà inorridire l'umanità. 1891. La pagina del negazionismo, torniamo alla tragica realtà delle persecuzioni, in particolare quella di uno dei più grandi filosofi del Novecento, Emmanuel Levinas. Tutta la sua famiglia fu assassinata a Kaunas, in Lituania. Levinas riuscì invece a salvarsi perché, trasferitosi in Francia e in Germania per studiare filosofia, nel 1931 aveva ottenuto la cittadinanza francese. Partì per la guerra nell'agosto del 39 come interprete militare dell'esercito francese. Fu fatto prigioniero nel 1940 e, internato in Germania, si salvò grazie alla Convenzione di Ginevra. Ma dal campo di sterminio non nacque una filosofia dell'odio o della vendetta, bensì un'etica dell'altro. Leggiamo le sue parole. Nel semplice incontro di un uomo con l'altro si gioca l'essenziale, l'assoluto. Nella manifestazione, nell'epifania del volto dell'altro, scopro che il mondo è mio nella misura in cui lo posso condividere con l'altro. E l'assoluto si gioca nella prossimità, alla portata del mio sguardo, alla portata di un gesto di complicità o di aggressività, di accoglienza o di rifiuto. Il professor Silvano Faccioni ha curato l'edizione italiana dei Quaderni di prigionia di Levinas. Chiediamo a lui di spiegarci questa etica dell'altro. L'etica dell'altro è sicuramente il punto centrale del pensiero di Levinas, che oggi è riconosciuto come uno dei più grandi del nostro tempo. Levinas era prigionia, probabilmente è stata importante per elaborare questa idea. Levinas parte dall'idea che il nostro vivere, l'esistenza dell'individuo, la nostra vita, è una vita in cui gli altri che sono intorno a noi, come dire, non si aggiungono a noi, non ci siamo noi e gli altri. Noi veniamo al mondo in un mondo in cui gli altri sono già presenti e ci precedono, e questa precedenza degli altri è qualcosa di cui dobbiamo farci carico, e quindi non possiamo immaginare non soltanto di vivere senza di loro, ma non possiamo nemmeno immaginare di considerarli semplicemente come le tante cose che ci sono intorno. Gli altri, nel loro precedere, nel loro essere prima di noi, ci chiamano, ci impongono di prenderci cura di loro. Etica come filosofia prima, questa è la formula che Levinas usa, vuole dire questo, vuole dire che gli altri non sono nemmeno l'immagine, l'idea che io mi faccio di loro, gli altri sono una concretezza, una corporeità, una carnalità che viene prima di noi e che in qualche maniera precede anche il nostro modo di conoscere, il nostro modo di guardare il mondo. Io non sono io che guardo l'altro, è il volto dell'altro che si presenta a me, che si impone a me quando io lo guardo. Io quando guardo l'altro lo guardo perché sono stato già guardato dall'altro, l'altro ha già posato i suoi occhi su di me, e quindi io posso e devo, dice Levinas, rispondere a questo sguardo. Levinas ricorda spesso come la prigionia e lo sterminio non fossero una tragedia solo degli ebrei, ma anche di altre categorie di diversi, zingari, oppositori politici, omosessuali. Ma riguardo al prigioniero ebreo nota come sia stata proprio la persecuzione stessa a restituirgli la sua identità di israelita attraverso l'esclusione da quelle comunità francese, tedesca, polacca, eccetera, di cui si sentiva parte. La storia della persecuzione dell'ebreo
sappiamo tutti che è una storia antica, e quindi Levinas riconosce che anche l'esperienza abissale del XX secolo ovviamente è un'esperienza che comunque appartiene alla storia dello stesso ebraismo, che da subito in qualche modo si è affacciato al mondo come una realtà che veniva perseguitata, e quindi la persecuzione è sempre stata il luogo anche per riconoscere la propria identità, per interrogarsi sulla propria identità. E quindi Levinas da questo punto di vista ricorda ad esempio come nello Stalag in cui era prigioniero campeggiava sul cancello non soltanto il numero dello Stalag, ma poi c'era il numero 1492, che noi sappiamo essere una delle date fondamentali in cui, cioè. esatto, in cui di nuovo l'ebreo viene in qualche modo costretto a fuggire, costretto e cacciato dai luoghi in cui si trovava, per cui è anche una data che segna, oltre che la fuga e la persecuzione per gli ebrei, anche una grande perdita per tutti quegli stati, imperi che l'avevano cacciato, perché alla loro cacciata si unisce sempre anche una grande perdita umana, culturale, economica. Esattamente, in questa cacciata ovviamente chi caccia perde sempre, non c'è nessun guadagno nella cacciata, ma Levinas nei Quaderni, in cui appunta, in cui annota tante riflessioni nel corso dei 5 anni di prigionia, questo aspetto lo sottolinea sempre, riconosce sempre questa radice profonda che vuole in qualche maniera che l'ebreo ovunque si trovi, prima o poi si trovi a dover fare le valigie, a dover andar via, e si interroga anche sulle ragioni per cui questo accade, insomma, e le ragioni ovviamente sono tante, ma forse la prima di queste ragioni è che l'ebreo è sempre legato ad una identità che non vuole per forza omologarsi, che non vuole necessariamente... La sua diversità, che è sempre stata scomoda. Esatto. Io vorrei sottolineare con lei come quest'etica della responsabilità verso l'altro, che potrebbe sembrare di matrice cristiana, in realtà ha radici ben salde nell'ebraismo. Ha radici saldissime, perché tutto l'ebraismo, non dobbiamo dimenticare, si fonda su un'idea che è l'idea del patto, che è l'idea dell'alleanza, e quindi che è l'idea di una reciproca responsabilità, quella di Dio verso l'uomo, ma anche importantissima quella dell'uomo verso Dio e verso gli altri, e quindi le norme, e quindi tutto ciò che deve essere compiuto ha a che fare con questo impegno che viene preso. La norma è non qualcosa che sopraffa la libertà, la norma è l'espressione della adesione ad una responsabilità, ad un'offerta che è stata fatta. C'è un patto a cui liberamente si aderisce. Proprio perché liberamente si aderisce si è maggiormente responsabili, maggiormente impegnati in tutto questo. Quindi... c'è una cosa bellissima che lui dice sul perdono, che riconosce che il perdono c'è nell'ebraismo, e dice: ma non è un perdono acquisito in anticipo, perché il perdono possa avere un senso occorre che non sia già dato per scontato nel momento dell'adesione alla legge. Esattamente. È a partire dall'adesione che l'abisso della libertà si mostra, e che libertà e responsabilità coincidono, e che norma e libertà coincidono. Non c'è differenza, non c'è separazione. La morte dell'umiliazione è stata composta anche tanta, tanta musica. Note per sopravvivere, note come lascito testamentario di chi non aveva più nulla se non il suo ingegno. Perché dove c'è prigionia c'è musica. Sono parole del maestro pugliese Francesco Lotoro, pianista, che da 22 anni sta raccogliendo la musica composta nei campi di prigionia in una enciclopedia. Maestro, un'opera titanica, una certosina, ma perché e come ha cominciato? Comincia sempre per curiosità, per passione. Lei ha raccolto 4.000 partiture scritte sui materiali più disparati. Qual è la caratteristica di questa musica? Ma non c'è un filo conduttore, naturalmente chi scrive questa musica ha la sua estrazione professionale, c'è l'amatore, c'è il dilettante, c'è il grande musicista,
deportato per ragioni pseudo-razziali, ma come ci sono per motivi politici. C'è, se vogliamo, una identica volontà in tutti i campi di qualsiasi tipologia, civile o militare, di fare il testamento, cioè di lasciare all'umanità tutto questo patrimonio nella speranza che un giorno diventasse musica da suonare, da studiare, da eseguire in tutti i cartelloni concertistici, teatrali. Era anche un modo per superare l'orrore, come dicevo prima, no? Cioè non ti rimane più nulla e ti aggrappi a quello e vai avanti, quella è la vita. Sì, diciamo che però ecco, la musica ha questa grande possibilità, esorcizza il luogo nel quale ci si trova. Il musicista ha questa capacità un po' dettata dal suo modo disincantato, ironico di vedere il mondo, un po' dettato dal fatto che conserva sempre fino all'ultimo una lucidità creativa delle cose, e cioè il luogo viene trasformato. Chi vuole trovare a tutti i costi il dolore, la tragedia nella musica potrebbe far fatica a scoprirla, perché è in filigrana, cioè si vede, c'è, ma in controluce. Quello che esce invece è tutta da questa musica, tutta l'ispirazione, come se il musicista stesse componendo nell'Europa libera. In realtà sappiamo che scriveva su supporti di fortuna, su quaderni di scuola adattati a quaderni di musica, su carta igienica nel caso di dissenterici che avevano a disposizione carta igienica e carbonella vegetale, sui giornali incollati tra di loro, su tutto quello che poteva servire, o conservando a memoria, trasmettendo ai suoi compagni di prigionia melodie che poi miracolosamente arrivano sino a noi. Non è soltanto musica composta nei campi di prigionia nazisti, cioè lei ha cominciato da lì, ma poi ha raccolto la musica dei campi di prigionia di tutto il mondo. Sì, perché la musica non la puoi, come dire, identificare semplicemente in base all'estrazione religiosa, sociale, politica di chi l'ha scritta. Sarebbe stato semplice anche limitare la propria ricerca a quella dei musicisti ebrei nei campi del Terzo Reich, ma fu proprio un'ebrea come me, nei primi anni della ricerca, Blanca Cervinkova, che mi disse: ma perché ti limiti alla musica scritta da ebrei? Così come stai lavorando, espandila a tutti i musicisti, a tutta la musica scritta. Per oggi abbiamo un patrimonio esteso che va dalla musica scritta dagli ebrei a quella dei baschi nel campo di Kurs, dei sinti e roma e di tutte le famiglie del popolo romanesh, dei sufi, dei Bibelforscher, dei soldati e militari ufficiali di tutte le parti in guerra, dei cristiani che hanno scritto dei capolavori ad Dachau, e di tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno avuto a che fare con la musica nei campi di concentramento.